Salve ragazzi e benvenuti al Kuro Naeda Live Show. Kuro Naeda, il live show. Bastarda, bastarda. In prima fila al tuo posto. Ora rilassati un po'. Puoi trovare il contenuto giusto. Perderai la testa per questo show. Non hai più scuse per non restare qui. Da solo capirai che è fatto così. Tra giochi e risate ti incanterai. Kuro Naeda Live Show. Salve ragazzi e bentornati al Kuro Naeda Live Show. Con un look un po' diverso, devo dire. E perché mai tagliarsi i capelli? Perché tagliarsi la barba? Perché essere in canottiera? Perché mantenere un ventilatore sparato al massimo nella tua direzione? Perché ragazzi fa un caldo che non rende vivibile niente. Non c'è vita, davvero. Io sto... come tutti, del resto, lentamente andando verso la fine, ma il caldo me la fa percepire come molto molto più vicina del dovuto. E sacco paura che questo coso mi cada addosso. Ma buonasera! Ma dai, compleanno di Utao! Mio caro amico, qui. Allora, ha pescato, non pescava niente. Allora, Ghostly Mudge. Grazie. E mi dai anche... cos'era? Pescare? Va bene, grazie. Amici. Val. Chi è Val? Chi è sta persona? Va bene, Val. Sarai il mio più grande amico. Ottimo. Ah, come state? Come state? Allora, ho già iniziato. Cioè, oddio, ho già iniziato. Devo ancora iniziare la banana. L'evento. La cosa più importante, diciamo, dell'evento di Gansono. Ma in realtà me la voglio prendere molto con calma. Ho visto anche che fanno delle ricompense per guide. Completing certain quests first may exert a positive influence. Va bene. E imbatte. Questa roba l'ho già completata quasi tutta. Sì, infatti. Ce l'ho già completata tutta neanche facendo l'opposta, va bene. Thank Barbados! Hola! Wait a minute! Ah, Xerus! 7 mesi! Ma tu nel silenzio! Lui è ormai diventato il Cavaliere delle Ombre! Grazie mille per la sub! E tu vivi nelle ombre, compari soltanto per flexare quel bellissimo, peraltro, stemma da fondatore. Come stai? Raccogliamo un pochino di Dandelion Seeds, because... why not? E mi ricordo che io... quando volevo levelappare Jin, ho iniziato ad avere la fissan per queste cose. Quando ho iniziato a levelappare Jean-Li, ho iniziato ad avere la fissa per i Core Lapis. E ora me li prendo sempre a prescindere, anche se non mi servono più. E ora immagino di avere ben poco da considerare. L'urco recupero. Grazie mille. Gentilissimo, davvero. Per curiosità, quanti ne ho ora? Ho trovato che dovrei anche, esatto, mettere questo. Parametric Transformer. Beh, ci mettiamo 150 di questo. Sì, bellissimo. There is no escape. Gather. Lo riempiamo di energia. Ta-da-da. Na, 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 na.
cose di mia nonna, mamma mia. Non ho quasi voglia di rigiocarlo. Purtroppo ci sono troppe cose che vorrei rigiocare. Ragazzi, io addirittura volevo rigiocare Path of Radiance e Radiant Dawn, Fire Emblem, Fire Emblem 9 e 10. No, li ho fatti scappare tutti, no! No! Tornate indietro, bastardi, piccioni di... Oddio. E quel Dodoko? E quel Dodoko? Che ci fa qua? Peraltro non è neanche fisicamente presente, perché non posso arrampicarmi su. Ok. Unexpected. Alrighty. Oddio. Ma se... No. Ma lo rimando indietro. Che scamma. Scammatissimo. Ero gasatissimo per un istante. Mi sono stato deluso. Kuro, ma le richieste per musica in background da quando? Go ahead. Ma in realtà credo che ci siano già, con il Nightbot, che ho provato a mettere. Vorremmo provare a utilizzarlo? Questo Nightbot. Ma per me non è un problema. Nightbot. Login. Oddio. Oddio, non dovrebbe provvedersi il... Cosa, aspetta. Chrome Reaction. How rude. Potrei sembrare per un istante il coso di... state zitti voi. Video Genshin Impact senza musica è... Ma quanto creepy, non lo canolai. Forse sarebbe vissuto un colpo in più però. Abbiamo risolto questo problema a caso, ci sto pensando, Silver. Non so se voglio farmi baitare, perché ci sono un sacco di personaggi d'Endoro super fighi e io non so perché non ho abbastanza primogems. E tu direi, vabbè, ma quante ne hai di primogems? Allora, ho 74 di questi e 30.000 di questi, ok? Che sembrano tanti, ma non lo sono per un cazzo. Quindi ora devo riflettere sul problema a caso. Quindi per le richieste background. Allora. Nightbot. Nightbot Twitch. Nightbot. Ok. Nightbot. Login. Login with Twitch. Eccoci qua. Allora. Oddio. Avvocato. Che succede? In realtà volete mettere voi la musica? Si può fare. Song requests. Auto DJ. How does one do? Ragazzi, non ho idea di come funzioni, però. Allora, comando. Ma lo scopriamo. Vinci il 50-50, tanto. Sì, dicono tutti così, non è mai successo. Stai zitta! Dicevo. Title, tags... Songs! Ecco qua, punto esclamativo songs. Fammi vedere un po'. Ma se lo faccio io? Silence! Allora. Opzioni. User level sub. Sure, I'll play you another tune, but it'll allora, cost you an apple. Un sub quindi può mettere le canzoni. Bene. Ok. Ma anch'io sono sub. Io sono sub a vita di me stesso. Volete provare a fare un bel punto esclamativo? Vedi, mi perdere 50-50? No, assolutamente no, questo non questo perché non puoi davvero perdere. Va bene. Comprensibile. Dai, facciamo le dailies e poi vediamo un pochino se mi parte la ludopatia. Fittizio, ovviamente. Mi fate un punto esclamativo songs in chat, per favore, per vedere se riusciamo a farlo funzionare, questo simpatico Nightbot con le song requests. No, non funziona. Ma che è sto scam? Enable. Ah, ops, era disabilitato fino in questo istante. Ok, va bene, top, va bene, a volte si sbaglia. Quindi se lo rifacciamo. Ula! Users, punto esclamativo, songs, current, delete, playlist, quindi songs, request, e metto running in the 90s. Così? Funziona? E quindi l'auto DJ che fa? No. Aspetta. Ma è nella queue, no?
Ah, funziona! Bene, bene. Allora, riempite un pochino da chiudere. Riempite la chiude, tanto siete entrambi sub, quindi potete farlo. Che spettacolo, ma che bello! Non sapevo se potesse fare. Grazie, grazie, Silver. Vedete? Tuffino! Ragazzi, che cazzo di caldo fa? Io sono del nord, ma nord... Lago Maggiore, porca puttana! Cioè, in un attimo sono in Svizzera, sono praticamente... Controlliamo subito se... Yes! Funziona! Funziona tutto! Non male! Dell'acqua ghiacciata qua a fianco perché sono impazzisco. No, sono in trasmissione. Che cazzo sta sparando, venti? Ma muori. Muori? Amore. E quindi ragazzi, overall mi case, già, non voglio fare il video, sono tutto quanto ingobbito, quindi a questo punto l'inquadro è tutto. Io non voglio fare quello della radio che dice: come state vivendo quest'estate? Il caldo lo sentite? Non lo sentite? Il caldo è... oddio, ma non più spazio per un cazzo. Riusciamo a vedere un pochino come giustarla. Running in the 90. Io sto morendo. Io non so dove siete voi, dove siete, però io sto... cioè, davvero. Ti correggo, come sto morendo in quest'estate. Sì, ma... ragazzi, io mi ero anche preso quest'idea, sai, di... questa malsana idea del fare cose utili durante l'estate, sai, dire... dai, però voglio fare cose che effettivamente servono a qualcosa, no? Non ce la faccio! Cioè, io oggi ho dovuto tirare fuori la mia energia più recondita per sollevare per una decina di minuti il bilanciere. Basta! Non ho fatto cardio, non ho fatto niente, perché già anche solo uscire di casa è un workout. Quindi, no. No, un timore assurdo, perché qua secondo me mi crolla addosso di nuovo il... oh my God. Tengo 2 ore in palestra, ora come ora massimo 1. Sei molto più forte di me, amico mio. Io 20 minuti top. 20 minuti top e 40 minuti doccia. Quello è il mio workout. ma già tanto, ragazzi. Ora, io non sono... I need the rugby aiuta? No, beh, sicuramente sì. Ora, io non... come si... c'è il topo di biblioteca, ci sarà il... cazzo, lo so, il cane da palestra? Il seguito da palestra? Comunque io non sono mai stato, ma... mamma mia. Oddio, che è Stormix? O è quello ufficiale? Allora, artefatti da potenziare? Ma io ne ho, effettivamente. Running in the 90th. Oh, eccone qua uno. Cazzo, devo stare lì a cercare. Che bello, artefatti da potenziare così di uso. Guarda, sembrerà stupido, ma mi piace l'idea di dover ritornare a farmare un po' di artefatti. È da un sacco che non lo faccio. Certo, da zero è una rottura di qualità. Aggiustare gli artefatti invece è bello. Tipo, migliorare ancora di più qualcosa che già hai. Starlight. Talking on the net. Il pacco ci piace. It's the money. All I wanna get is you, baby. It's the 90th. Ora, via un pochino.
Comunque siamo davvero, ripeto, io non ho nessun particolare desiderio di... Ah, c'è una modifichina. Punto schematico songs per... Metto anche nel titolo che si può fare punto schematico songs. E metti qualcosa anche tu, Silver, per favore. Sono curioso di avere un po' di roba di sottofondo. Una bella playlist fatta dai sub. Sai che cosa bellina? Dalla prima fila. Oh, dunque, dicevo, io oggi voglio stare tranquillo. Sono proprio... non ho neanche più dei neuroni per stare a seguire una scaletta. Quindi ho detto, ma sai cosa? Chiacchieriamo, più o meno. Perché la canzone Impact è tanto un gioco estremamente rilassante. È il famoso... come si dice? Gioco di... come si chiamarlo? Non so neanche come chiamarlo. Comfort Game, che cercavo da tanto tempo. Aspetta. Ho provato, mi sarei sentito molto figo, ammetto. Dimmi un po', che problema c'è qui? Ah, questa è la maschera. Infatti. Ah. Sono curioso di vedere se effettivamente mi farà baitare da casa oppure no. Che facciamo? Facciamo baitare da casa? Sleeping in the cold below. Ragazzi, vi volete tirare fuori la bestia? Io ho messo chilling, ma mi mettete la bestia. Ah, devo... ok. Però ecco, cerchiamo di mantenere quanto più possibile. Se posso chiedere un usiamo principalmente canzoni di videogiochi, eccetera, perché queste canzoni qua me le mutano sicuro e... è un po' fastidioso quando devo ricaricare il VOD che non c'è più cazzo, perché mi mutano le canzoni. Quindi... ah, poi scusa, posso mettere anche una canzone, no? E metto Every Day Is Night. Ah merda, fare songs request Every Day Is Night. No! Come? Come video too long? Quest... se non Every Day Is Night, cosa metto? Cosa metto? Cosa metto? Cosa metto? Cioè mi mette l'extended? Va bene, però... È top. Ah, devo dire che anche soltanto vedere della pioggia in game mi fa sentire più fresco. Vorrei giocare a un videogioco dove sono... non lo so, ragazzi. Io vedo in tutti i videogiochi ormai le famose skin estive, tutte queste cose, no? Che ti danno quell'idea di mare, festa, eccetera. Che gioia, che bello! Invece io le odio. D'altro canto... invidio chi è al mare. Tipo Trico. Bastardo. Vorrei... io non sono mai stato un tipo da mare, ma invece... da mare. Vabbè, ma questa volta davvero non ce la faccio più. Devo buttarmi in acqua. Che persino un recluso, un eremita come me, ha bisogno di buttarsi dentro l'acqua salina. Ma in realtà potrebbe bene anche la piscina. La jacuzzi del corrono è da aprire. Madonna. Arriverà il giorno, ragazzi. Non appena tocchiamo le 1500 sub. Quindi, o domani o dopo. Raccogliamo tutte queste cosette. Bello, comunque questo posto è il posto perfetto per farmare le nostre meravigliose cosette.
Ma peraltro è una cosa che... Facciamo così. Siccome in effetti... mi suona un'altra canzone, dai. Facciamo così, appena finisco le tue canzoni, poi voglio rimettermi la cosa di Valhalla, perché volevo proprio ascoltare canzoni di Valhalla, perdonami. Però ci stava, è anche una cosa molto carina il fatto che abbia scoperto come si mettono le canzoni. Era anche un po', diciamo, un po' un bentornato. Non ti vedo mai nella chat, però ogni volta ci sei. Questa è una cosa che apprezzo molto. Ovviamente parlo di Texarus. Allora... Questi... Oh! Ma che è? Attaccate pure voi. Fate bravi. Cosa devo raccogliere? Corda, anche. Investiga. Legno, carote. Tutto ciò che serve per un buon panettone. Un buon panettone legno con qualche carota vicino. Va sempre bene. La gente comunque che reputa Iato mediocre. Ok. Tanta gente, eh? Tanta gente che dice no, ma Iato vabbè, non è granché, Iato non è. Non riesce a. Sto guardando la spada che non scompriva più. Non riesce a tenere il passo con Ayaka. E lì posso anche essere d'accordo, ma anche è vero che Iato è. Come si dice? È idro. Peraltro, non so se lo sapete, ma tra poco farà una nuova Idro Resonance. O meglio, siccome la doppia Idro Resonance al momento fa schifo, che sarebbe la increases incoming healing by 30%. 30% in più di cure. Ok. Non ha nessun tipo di senso. Invece riesce a renderlo utile mettendo 30%, no, 25% in più di vita massima. 1, Jean-Li è contento. 2, Ayato è contento. E anche in realtà Yero non è contento. Tutti quanti sono un po' contenti perché da quanto pare gli trovo a mano gli HP. Che ci si vuol fare? Ok. Daily commission, già. Ok. Alrighty. Mamma mia, che caldo. Davvero, mi lamenterò per tutto quanto la live. Mi perdonerete, ma è così. L'ha fatto. Ma perché mi sa anche un pochino sul cazzo? Perché uno potrebbe anche dire, vabbè, ma non farò live, ma... Per me fare live show, voglio dire, è una cosa che mi piace. E poi non è che se non faccio live show faccio qualcos'altro di meglio. Quindi, se tanto ci sarà un mood overall complessato dal caldo, quantomeno sarà il mood che decido io, no? Piuttosto che stare spiccicato sul letto a fingere di sopravvivere. No. Sarò nel tipo, ti diamo se possiamo recuperare qualcosina. Ma mi si sente bene, peraltro, perché sempre il terrore col microfono. Che a volte mi sposto, a volte vado a sinistra, a destra. Poi c'è il piccolo grande problema del fatto che... Piccolo grande problema che giustamente io non un intero ventilatore puntato contro che è lì che sta tutto il tempo a distruggere la situazione. Scusa, dove sto? Allora, Fore Sims. Dato che compriamo 5 di queste, come al solito c'è 50 regalato. No. If you ever... No. I never. If you ever? No. I never. I just never. Allora. Urca, ma l'abisso è ancora da fare. E allora lo facciamo. Ma lo vogliamo fare prima o dopo? Facciamo così. Abbiamo in qualche posto che ci ricorda il vento. Allora,
perché... Anzi, aspetta, andiamo sulla nave di... Oh, sulla Cruise. Allora, per provare a pullare a caso, a vedere se lo pulliamo, perché non voglio neanche, guarda, non voglio neanche raggiungere Peter. Quindi proprio forzatissimo come cosa. Allora. I wonder what's going on up there. The waves are as calm as always. Ok, allora. Devo raggiungere la cima. Senza dubbio. Ed è da lì che sceglieremo. E chi mi sento... Devo dire la verità, io ho questo rapporto di odio con Kazuha perché mi sento baitato. Perché io so benissimo che Kazuha è fortissimo. So benissimo che è bello da giocare. So benissimo tutte le cose. Ma mi dà fastidio il fatto che io lo debba pullare ora, che a breve escono i dentro. E poi magari esce un personaggio dentro che è meglio di Kazuha. Non solo di forza, ma anche solo per divertimento. E io non sono stato scammato. Ah, ok. Per solo un cambio così repentino di canzone che sono un attimo. Ok. Ma con questa bellissima vista. Vediamo un po'. Allora, history. Questo è importante. 6, 12, 18, 4. E già siamo a 30. 36. 41? 41? Quindi mi stai dicendo che posso fare ben 30 roll senza andare sul PT. Va bene. 30 roll senza andare sul PT. Facciamo una alla volta finché non troviamo una 4 stelle. Magari troviamo un Keizo, non sarebbe male. Però... Ok, aspetta. Avviso chi di dovere che sto pullando. Magari un po' di fortuna me la dai la porta. Allora, abbiamo già fatto... Okay, in realtà, cazzo, abbiamo trovato Jean-Lin, quindi sicuramente passeranno. Abbiamo fatti 3, questo è il quarto. Ok. Questo è il quinto, Wiss. Ovviamente andremo a... A 10 per avere 4 stelle. Questo è il sesto, Wiss. Sesto, Wiss. Niente. Comunque la possibilità è in ognuno di questi wish di trovare... Oh! Oh! Wow! 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 What the fuck? Ok! Ok! Voleva tornare a casa questo ragazzone! Ok! Ok! Ok, Kazuha! Ok! I mean... Ok? Who am I to say no? Era in ognuno di quei roll la possibilità di trovarlo. Ma stiamo scherzando? Sono 7 roll che abbiamo fatto, 7 o 8? Ed eravamo di preciso a 30, 36, 37, 38, 40, 41, 42. Quindi 41 roll al 48esimo. Ma io per festeggiare ti darei altri 10. Così. Ho trovato Kazuha. E quindi siamo a 0 ora. Oppure metto 50 e 50. Ma che cazzo mi sa significare? Ma questi sono pazzi. Vabbè, la ring slash la devi bravi. È pura goduria.
Mamma mia. Pure Eiso. Vabbè, grazie. Giuno, ma così. Va bene, grazie. Che taglio. Ma è fantastica sta cosa. Ragazzi, beh, siamo a 20 roll. Che è un altro Eiso? Troviamo? Chiedo, Che presa bene, che presa bene. Beh, lo Stringless è sempre buono. Non so se ce l'ho già R5. Dai, dai. Ultimi 10 roll per festeggiare. Mamma mia. Ragazzi, questa era davvero... Era follia. Follia. Il caso ha... ragazzi. Ma io che ce devo fare? E Eiso C2. Ma va bene. Eiso C2, Kazuha, è top. Che ci deve fare? Che c'è una persona? Cosa deve fare in questi casi? Intanto tu, oddio. Già il 10, scusa, ti avevo visto. Eiso. Vediamo. Cose. Bravo. Kazuha. Amico mio. Mio carissimo Kazuha. Allora, se non sbaglio, Kaia ha tutte quante... No, chi è che era che ti chiedeva le cose? Su Close? Era su Close? Mi sa che sì, era su Close che teneva tutte le cose per te. Ma ora ti diamo tutto quanto. Allora, ti diamo la spadina. Chi è che la teneva la sua spada? Eccolo qui, l'Iron Sting. No, dov'è? Era questa, sì. Iron Sting. Poi artefatti. Andiamo specificatamente a vedere il Verdescent. Tutte quante le cose che ha lei. Equipe. Vai, le rubiamo da Sucrose. Allora, non ho farmato troppissimo, però non era neanche male. Il Mental Mastery, Sucrose. Animo damage bonus, questo qui potrebbe anche cambiare, per amor del cielo. Allora, ora come siamo messi, quindi? Questo crit rate qua mi fa venire i brividi. È orribile. Megalovania. No, le ho tolte le sangue quest, perché volevo ascoltare un po' di roba chill, perché sennò mi... Cioè, non, scusa, perdonami, ma non c'ho davvero testa per stare... Lasciato che venissero riprodotte quelle che hai messo tu, perché comunque e ora sono un Kazuha ever. Allora, abbiamo detto artefatti, ricompondiamone un pochino. Anzi, facciamo le cose, fate modino. Intanto le prendiamo, perché poverino, facciamo stare al freddo così senza level up. Mamma mia. Sto godendo un sacco. Neanche era il PT, ho vinto il 50-50. Volevo tornare a casa, c'è poco da lì. Perché sto cambiando? Per chi non lo sapesse, per level appare devi cercare sempre di sprecare meno di 1000, diciamo questo da 1000 di exp. Se tu per fare un level up intero sprechi più di 1000, tipo qua 900 ci sta, non conviene. Ah sì, sta. Mamma mia. Quindi. Buttiamo via tutti i nostri soldi. Quasi 6000 di exp, non le buttiamo magari. Evitiamo. Ma dovrei avere già tutto, me l'ero già preparato in realtà. Allora, io non mi voglio far baitare da casa. L'ho detto io, parole mie, vero. Però per qualche ragione avevo già tutti quanti i soldi, tutto quanto farmato già per lui. Non so questo cosa fa di me. Volevo negarmi. Ok, a questi non ci avevo pensato. A questi non ci avevo pensato. Ok.
anche questi qui ne ho formati un pochino, un paio per lui. Nulla di che. Ma che bello, non vedevo l'ora di avere Casua a posto della Raiden Shogun. In realtà Casua sta da dio con Bennett, però voglio avere un team. Lo vediamo fare un Casua. Dov'è? All right, let's head off. Anche poi vabbè, anche solo per educazione. Qui non lo siamo lui. Non è buona cosa. Non si fa dalle nostre parti. Si scende sempre almeno una volta. Così poi ci prendi anche questo qui. Mamma mia, che bello! Volevo farlo da sempre quel cazzo di salto. Dirò la verità. Cioè, poter fare questo. Mettere questo. E fare questo. Quindi. Mi arrampico. Salto. Volo. Tolgo. E salto ancora. Vabbè. E sto impazzendo, ragazzi. Però effettivamente sono bello preso bene. Dai, sai cosa? Voglio rimettere le canzoni di Genshin Impact. E voglio ascoltare un po' di Genshin Impact. E mettiamole le canzoni. Scusate, ora. Mamma mia. Ok, ora ho capito quanto volevo Casua. Solo ora che ce l'ho, riesco a comprenderne. Come mi mancavi. Truly is fascinating. Sì, infatti. Ora mi fai un po' di questi, ecco. So che non è molto. Oddio. Cazzo dico, non ne ho molti. In realtà ne ho un sacco. Allora. No. Ok, ho fatto una cazzata. Allora. Me ne fai un 22. 24, vai. Per fare multipli di 6. Ora Casua possiamo scenderlo. Grazie. Sì. Poi ora. Level up. All'80 lo portiamo. Ok. Ottimo. A scenderlo cosa mancano? 6 di questi. Ok. Ma ora ne parliamo con il capo. Ne vogliamo 6? Bene, 6 li facciamo. È top, si fa anche questo. E ascendiamo l'ultima volta. Casua 80-90. E ora bruciamo tutto ciò che ho. Tutti i miei averi. Oh. E Casua a livello massimo. Massimizzato, perfetto. Massimizzato per ora. Casua slash, level up. Manca la crown. No, aspetta. Mancano le insignie. Vabbè, ma non scherziamo, dai. Non diciamo boiate. Non mi mancano le crown, le insignie. Dove sono? Allora, ecco. Facciamo che da. Ne facciamo 200. 199 ne facciamo. Guarda, giusto per. No, or indietro. Allora. E ora ne facciamo altre 58. Così non mi possono. Ah, 61. Così mi rompono le palle. Poi Casua. Talento. Casua slash. Queste. Diligenza manca. Non mi pare che manchi diligenza. Però ora controlliamo. Allora. Diligenza, mancano quelli. Diligenza, prosperity, diligenza. Posso fare 37. Solo? Ah, ne posso fare 60 di queste. Ok, già più comprensibile. Ne facciamo almeno un 36 allora. E voilà. E poi ne facciamo un altro 36 di queste. Che dici? Ok. Grazie, facciamo altri bonus, perfetto. Ora, talenti.
Poi casual slash lo portiamo crownato. E questo crownarlo ci pensiamo se lo facciamo un po' di no. Bene, io comunque direi che questo uno è un buon caso, eh? Ora leggiamoci le cose. Dopo averlo maxato, leggiamoci anche le cose. Allora, Simon Swordmanship. Se entra in contatto, sì, ok, fa extra danno e va bene. Ok, sì, poche parole, questo può infondersi. E poi questo, quando fa una swirl reaction, da tutti quanti uno 0.04% elemental damage bonus. Ok, per ogni punto di elemental mastery che ha. Beh, io quanto elemental mastery ha questo buon uomo? 523. Quanto ne ha il mio 20? Che io ho fatto un 20. Ne ha 286 e lui ne ha 523. Ok, ho capito. Ho capito. Questo crit rate però è un pochino vergognoso, eh. Guardiamo un pochino gli artefatti. Allora, attacco, energy recharge, elemental mastery, crit rate. Questo è utopico, fantastico. Poi crit damage, crit rate, attacco 21%. Succoso, non è il meglio del meglio, probabilmente. Ma un crit damage 14% succosissimo, eh. Qui più bilanciato. Potrei addirittura fare cambio con quello di 20. Quanto 20? Come adesso? 50-96. In realtà è quasi perfetto 20. Ma poi per l'amore del cielo, non è che debba fare tutti quei danni. Li fa già di base con la Regi of the Hands. Ma perché faccio? Perché clicco più del dovuto? Allora, artefatti, torniamo agli artefatti. Questo invece ci dà Elemental Mastery e basta. Succoso perché dà Elemental Mastery, ma non possiamo mica starci dietro sul fondo per questo. Questo dà Animal Damage Bonus e Crit Damage. Cioè, questo va cambiato, così sicuramente. Questo invece crea Crit Damage. Bello il Crit Damage. Bello il 23% di Energy Recharge, può essere succoso. Però. Allora, quindi... VV. Abbiamo Elemental Mastery, Def, Attacco, HP, Attacco, HP... Da merda. Crit Rate. Questo qui che fa? Elemental Mastery. Vogliamo vedere un pochino come va avanti questo qui? Questo buon uomo. Magari cresce bene. Magari ignora Attacco e HP Flat. E infatti mette Def. Va bene, grazie. È stato molto simpatico il fatto che tu abbia provato a essere parte della famiglia. Però, posso scartare. HP, percentuale crit rate. HP, crit rate. Questo invece addirittura l'ho salvato. Perché? Perché era Elemental Mastery. Che è simpatico fino a una certa. Animo damage bonus. Allora, diciamo la verità. Urca. Con 20 è molto meglio. Vabbè, ora non è che rubiamo a 20 tutto quanto. Piuttosto, cerchiamo qualcosa che ci dia animo damage, no? Animo. Questo ci dà energy recharge, elemental mastery, attacco. Beh, questo già è più bello. Ci dà energy recharge, certo ci toglie critical damage, crit damage, ma sti cazzi. Questo qui ci dà attacco, elemental mastery, questo... elemental mastery... Crit rate, crit damage. Tu, come cresci? Cresci bene? Se mi metti un elemental mastery sono... peccato. Anche più percentuale. Questo qui forse è il più succoso tra tutti. Questo ci dà un sacco di crit damage, è vero. Ma solo quello. Ci dà solo un sacco di crit damage. Per amor del cielo, un sacco di crit damage non è male. Ma momento abbiamo talmente basso il crit rate che... Addirittura potremmo pensare... se avessi un cazzo di altra cosa che ci dà crit rate. Questo ci ha dato pochissimo di crit rate. Porca miseria. D'altro canto. Crit rate entrambi bassissimi. Cioè, lo dà, ma è come se non lo desse. Perdonami.
Pick rate elemental mastery. Ma per cosa? Per lui, si dice? Perché? Come lo buildano? Come lo buildano sto Kasua? Kasua build. Cosa fanno? Tutto elemental mastery. Si dimenticano del critico. Elemental mastery, elemental mastery. Allora, come lo fanno? Veridescent. Vabbè, fino a lì ci siamo. Usano la Sacrificial Sword. Solo l'Iron Sting. L'Iron Sting mi piace, infatti. Certo, la Sacrificial Sword può avere il suo perché, però. Mi dite come farlo? Artifacts, eccoci qua. Artefatti. Vedete come buildarli. No. Ah, ok. Substat, main stat, il circlet e il goblet, tutto elemental, ma questo per swirl support. Animo sub DPS, allora invece può avere elemental mastery, crit rate, crit damage. Addirittura elemental mastery o animo damage bonus. Minchia, voglio fare più full elemental mastery. Isn't that a bit too much? Isn't that a bit too much? Un momento. Ho un critico che fa davvero pena. Oh no, tipo elemental mastery. Oddio. Ho anche un'ottima difesa per qualche ragione. Ho più difesa di John Lee! No, non è vero. Però più di... Vabbè, ok, forse loro non fanno testo, ma... Still. C'è più difesa di Jin. Non di Noel. Ok, anche questo non fa testo. Allora, direi di provarlo. Di provarlo da qualche parte. Si può fare addirittura nei primissimi piani della vista senza problemi. Non ho assolutamente timore. Non credo... Sì, ho fatto 36 stelle. Non so se l'ho mostrato in live. Forse sì. Quando un personaggio entra nel campo, ottengono un Fortitude Stack ogni 2 secondi. Aumenta il loro attacco del 20%. Urca. Ok, e quando ha 3 Fortitude Attack fa un Charged Attack, fa una Shockwave. Ok, quindi vogliono consigliare alla gente di rimanere sul campo. Alrighty. Ma a noi non interessa particolarmente tanto. Dunque, controlliamo molto al volo chi è che viene assorbito e chi no. Ok, voglio mettere... sai cosa? Mettiamo su Kasua e sotto mettiamo 20. Quindi facciamo 20. Sai come faccio? Sai come faccio? Faccio il mio solito team sotto. Sopra invece metto Kasua, lui e loro. Mi piace da morire. Mi piace davvero sacro. Vabbè dai, ho già capito. Vabbè, Spiral, Abyss, Coaching. Alrighty, siamo tornati sui nostri passi. Mamma mia, Kasua. Brrr, brividi. Non hai idea di come cazzo si giochi. Allora, in realtà è un po' una menzogna per te. Mamma mia. Poi, guarda che cazzo di reazione che fa. Ok. E ora, peraltro, siccome fuoco a priorità... La fuoco a priorità a quanto pare non ha funzionato perché l'ha fatta... cazzo. L'ha fatta di un altro tipo. Ok. Ero convinto che funzionasse così. I was wrong. E dai, lasciami. Ok. Oddio, ce n'era un altro. Ok. Ero convinto di aver finito. Okay.
Ok, sempre io. Alrighty. Madonna, che è? Che è crashato, della potenza. Vabbè, qui... Questo è il gruppo, è il gruppo dove, che voglio un pochino meno bene perché è tornato il figlio prodigo. Poverino. Sono sempre stati bravissimi, ma ora che è tornato il figlio prodigo... Sumetsu! Vabbè, dal figlio prodigo, no, questi qua finiscono un round in 20 secondi. Direi che la loro sporca figura la fanno. Allora, attacco più 20%, dai. Time to go. Due ridanni che fa caso. Ok, va bene. Ehi, Hayato fa la sua solita sporchissima figura. Allora fa Midiato. Midiato camisato. Ok. Io tengo premuto un pulsante e dico, quindi... Poi non capisco perché litigare sul fatto che Hayato non sia forte. Se avete qualcuno di più forte, meglio per voi, no? Suffocate! Time for takeoff. Take flight! Questo è ordine! Retendo! Retendo ordine! Non vedo l'ora di vedere Genshin Impact intanto con in italiano, con le scritte in italiano. E già sarebbe carino. Ma averlo soprattutto doppiato, mamma mia, doppiato in italiano sarà una meraviglia. Cioè guarda, non ho neanche... Ho usato l'attiva di Hayato. Mamma mia, come brucia. Li fai sui sporchi danni, eh? Vaporize... Vabbè. Vaporize è fantastica. Ah, fa spaccare. Ho dei danni che sono massuri. Molto straightforward Vaporize, però non lo dicevo, però... I will have order. Allora, riusciamo un attimo a fare... Time for take-off. E voilà. Goodbye! Have a great day! Take flight! Questo piano è proprio sfigato. Allora, camera 1, via. Che abbiamo sotto? Dai, stessa cosa di prima. Ops. Pap. Pap. Dov'è? Pap. 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 E sotto invece mettiamo. Pap. 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 Spiegato benissimo, ragazzi. Non c'è dubbio. La mia spiegazione non aveva nessun tipo di fallimento argomentativo. Nessun vuoto argomentativo. L'ordine ti guidi. L'ordine ti guidi. Le mie scuse. Ti sei trasportato nel posto peggiore, amico mio. Nel posto peggiore che potevi chiedere. Stabilize. Let's play. Body in mouth. Let me weave you. Era ancora vivo. Era ancora vivo. Pap, pap, pap. Aspetta. Ah!
Che bello, che bello. Curo cacchio in... Sumetsu! Oh no, Sumetsu. As one with wind and cloud! Porca miseria, che cazzo di danni! Che cazzo di danni! Mamma mia. Dire l'ero è difficilissimo, e fare molto più facile. Chissà sa. Pretendo ordine. Think you can get away? Tutti morti. Oddio, go to the city gate. Ma sto facendo... No, sto giocando. Come vai, vai ai city gate? Che mi importa? Mind the daily. Clouds high, the birds calm. This is incredible. Wow, davvero in tempo zero, eh? Porca miseria! Porca miseria! Ovviamente il Master più 80 sarà... davvero uno spasso. Time for takeoff. Stabilize. No, my sword. Rain outlines your fate. Dai, crea la sua cosa, vai. Stavo cercando di parlare, l'ho interrotto. No, mi spiace. Think you can get away? Let me leave you. Goodbye. Mamma mia. Terribile. Questa cosa è terribile! Danne! Che mi fa? Ma che mi puoi fa? Ma che mi puoi fa? Ma come è diventato d'acqua il coso? Ok, dobbiamo continuare a cercare di colpirlo col fuoco quando più possibile. Okay. Questo è ottimo. Ok, mi ha tolto il cooldown. Bastardo. Adore my night! Mamma mia, queste fiamme che vanno così a caso. Ma è meraviglioso, cazzo. Allora, Pyro Damage Bonus. Rende core. Cosa mi stanno chiedendo di prendere Klee sopra? Sopra Klee? Voglio, non voglio neanche Ayaka però. Oppure non me ne frega un cazzo, io perdo come... prendo... Posso anche prendere Klee sotto, eh? No, dai. Sotto mi chiedono... Sotto chiedono davvero Pyro, però. Sotto chiedono Pyro. Quindi sotto, in realtà, chiedono questo tipo di Pyro. Sopra, invece, direi che posso fare questo. Ora, non è perfetta la build di... Klee. Ma a me non me ne frega un cazzo! Andrà benissimo così. Dai, eh? Non gioco Klee da un sacco, poi. Ce l'ho. Cioè, c'ho anche Utao. Certo, però... No, we don't speak about Utao. Non mi piace. Time for takeoff. È la mia idiosincrasia, eh. Non è male, non è fatto male. Semplicemente a me non piace. È la mia idiosincrasia verso il doppiaggio.
sono sicuro che la dottoressa si sia impegnata un sacco. Inazuma shines eternal! Think you can get away? Okay. Ok, bene, bene, bene. I danni di Cliffa sono... Non è neanche buildata alla perfezione la mia Cliffa dei danni che non sono né in cielo né in terra. Vabbè, tu me la sto prendendo un pochino sallo. Ok. Oh no, I got careless. Adjure my knights! Ma che cazzo di danno? Ma fa tutto da solo, e cosa devo fare da volta che cazzo la fa quello? Fa l'area di distruzione. Vabbè, vabbè. In questo caso ha ancora marchio di miglioramento, margine di miglioramento che è davvero enorme. Nonostante tutto. Una figura lungi dall'essere vergognosa. Mamma mia. Mamma mia. Illusion shattered. Ascoltare che Kiko può continuamente stannare queste creature. Mi ha applicato idro. È morto? Wow. Guarda, non riesco neanche a muoversi. Sono continuamente stannate. Vabbè, vabbè. Vabbè, giustamente Klee è fortissimo in questa fase. Giusto che sia. Deve essere spesa, altrimenti. Ok, wow. È stato davvero davvero facile. È stato davvero davvero facile. Ok, speriamo che... Ok, questi boss effettivamente vediamo un pochino. Energy Recharge, non ci dispiace. Eccoci qua. Lo Shine Down non lo faccio per fare danni perché non li facciamo, ma... Tranquillamente provo a usare il DPS della nostra qui. Che fa? Ah, dovrebbe far danno questa cosa qui. Vabbè, peccato che Jolly non è d'accordo con questa idea del fare danni, queste stronzate qui. Del subire danni. Tutte queste cose che... sono un po' vecchio stile, no? Prendere danni... Beh, ecco, anche colpire in realtà. Ecco, sono bassissime per attacchi di porchi, miseria. Se rimani fermo ti lancio questo. Vado a C2 di qui, tolgono anche difesa. Ok. Sparks e no, usare morire. Ma anche se muori non cambia niente, perché siamo all'ultima chamber. Comunque. Chi abbiamo qui? Ah, ok. Vabbè, qua proprio. Questa è la festa. La clown fiesta, Be still. Your toast! ma che difficoltà era questa? Vabbè, entriamo nelle cose serie. Allora, sopra vogliono comunque Crio. Piro. Sotto vogliono soltanto danni. Sopra vogliono Piro. Ok. Quindi sotto continuiamo con la nostra combo. Va benissimo. Anche se... E sopra invece mi sa che
Sacrificheremo 20. Oddio, in realtà sì. Sacrifichiamo 20 per avere. Allora, fammici pensare. In realtà, perché la combo base sarebbe questa qui. Però potrebbe essere comodo in realtà mettere tutti vicini con 20. Tanto che 20 aumenta anche l'elemental mastery. Dai, facciamo così, ma che cazzo ce ne frega a noi. Tanto riusciamo comunque a fare le 3 stelle. Allora, energia ricarica aumentata, ci piace. Bene. Sì, in effetti 20 è un'ottima idea per questo. Per questo specificatamente. Anche Raiden è la tua ultima questa. Non esagerare. E diventa di una... Diventa uno Warriors praticamente, dove fai fuori 20.000 nemici di un colpo solo. Time for take off. Stabilize. Ok, riusciamo a continuare a stunnarli. Continuiamo a stunnarli. Continuiamo a stunnarli. Mamma mia, quanto sono lenti sui attacchi, però. Madonna mia. Continuiamo a staggerarlo. Tanto si può costantemente staggerare con lui. Okay, dovrebbe bastare. E con questo lo chiudiamo. Boom! Ok, via. In realtà c'è anche con Clio, in realtà un piccolo segreto per giocarla meglio. Io non l'ho fatto probabilmente perché sono Clio. Ma in realtà ve lo mostrerò per ragioni di... Ti farò un po' di tutorial, no? Fingere che questo sia un tutorial, ma... Vuoi dare l'impressione che ti insegno qualcosa, no? Che cazzo sono? Mamma mia, come hai fatto a perdere tempo, amico? Ok. Cucine. No, non allontanatevi e non provate a curarvi. Tutti si curano, l'ho visto, ho detto non curarti, invece l'hai fatto comunque, bastardo. Pensavo di essere furbo, eh. Vediamo un pochino a casato. Schivato. Te l'ho già fregato. Ah, ti ha fregato. Andiamo avanti. Elemental Mastery. Dai, ci piace. Allora. Solidify. Io ipostasi. Ok. Capire dove si ferma. Ok, eccoci qua. Ecco. Che palle, poi siamo sempre congelati, siamo sempre rallentati. E forse ora un po' di tempo per colpire, ce l'abbiamo. Che palle, mamma mia, è sempre invulnerabile sto coso. Ok, ora questi attacchi in teoria sono forti, in pratica no. Ok, bene. Lì che posso danneggiarti non vale niente, ecco. Allora, che fare? Ok, è pazzo. Allora, tanto ora devo mi ha colpire con gli attacchi caricati le cose che ci manda. Ma intanto possiamo fare anche così, anche questo gioco. Bonk, poi. Bonk. Aspettiamo che ce ne mandi altri. Bonk. Ok, eccoci qua. Non ce la facciamo. Ok, invece sì, invece sì, invece sì, non ce l'aspettavo, non me l'aspettavo, però sicuro.
Ok, amico mio. Uno. Due. Adore my knights! Kami Sato Ami. Suiyu. Teamwork is dreamwork. Ok, andiamo a spammare le skill. Che vuol dire approfittarci anche di questo bonus di energia di charge. Che cazzo scappa tu? E muori, e muori. Mi fa perdere tempo, amico. Dai, non ho tutto il tempo del mondo. Anzi, quanto tempo ho perso sopra questa stronzata. Okay. Okay. Hai voluto spostarti così per ragioni personali? O si può sapere? Giusto per perdere tempo. E quegli altri bastardi non sono neanche vicini. Che palle. Aspetta che si avvicinino loro e spero in bene. Ok, forse in realtà ce la faccio. Sì, 15 secondi per farlo fuori. No, volevo switchare. Lo switchare a Jean-Lin per curarlo un po'. Ok, non ci sono riuscito. Vabbè, non importa, 3 stelle anche qui. Ok, vediamo se riusciamo a fare questo. Allora, physical damage res, curiamo tutti quanti? Sì, curiamo tutti quanti. Visto che qualcuno era ferito. Poi, Raiden. Lì. Questi qua sono un po' dei pagliacci, roba. Questi sono tutti quanti. Mamma mia. Mamma mia. Ah, ho capito la combo, perché sono... In linea teorica dovrebbero continuare a congelarti, no? In linea pratica io faccio questo e muoiono prima di poterlo fare. Bracci. Ok, e via. Disgusting. Dai, ti ricompari. Ok, ti ricompari lì. Ti prendo qua. Ok, ah, ops, ecco perché non si era sul 3. La stessa spada che ho ucciso la signora, amica mia. Ok, ok, e via. Cielo mio. Ora, chi è che sei tu? Il Ruin Serpent, dove sei? Non mi ricordo come si combatte sta cosa, ma probabilmente alla vecchia maniera, cioè tutti quanti muoiono se vengono picchiati, quindi è bene credere che funzioni anche così. Ah? Che fai? Ok, stai per attaccare? Esci, esci. Ok, ecco qua. Guarda che tu spatti a terra, no? Cosa c'era? Non stai mai fermo in un punto, eh? Che fai ora? Così a rotei. Mi spieghi cosa fai di preciso? Non dovrei preoccuparmi, dovrei... Cos'è, un attacco fortissimo. Oh, ok, sì, c'era un attacco fortissimo di cui devo preoccuparmi. Ok, ok. Non me ne sono preoccupato per troppo. My bad. Non è l'assenza di Kasuga che farà di forza. Abbiamo 20 secondi per farlo fuori. Non è infattibile. Se compare. Mi fai danneggiarti, per favore? Mi sa che non ce la facciamo. Porco miseria. Che palle, dai. Ma è per 3/4 del tempo. Non è presente, non è visibile. Che noia. Posso dire che noia, o è offensivo.
punished. Gather. There is no escape. Yahoo! Io mi fate fuori l'istante questo. Ok, e via. E lei è morta. Cioè, quello sono morti. Ora facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. Ok. Lì di nuovo. Ora non lo scudo, ma... lasciamo staggerarla. E mori? E crepa? Oh! Non moriva più! Ok. Ora. Dove sta? Il serpentone. Ok. Ok. Questo che sia, faccio questo, faccio questo. Ok, ora continuiamo a puntare. Vai, vai, guarda, guarda, ma l'ho già smezzato. Ok, teniamoci, aspettiamo di vedere dove che torna. Vabbè, lui fa le sue cose, là. Poi esce, suppongo. Ok, bravo. Posso... ok, posso combatterti ora? O per ancora un po' di tempo vuoi essere invincibile? Così si può. Dai, torna giù. Ok, tornato su. Nemmeno quello. Meno si degna di... ah, ora fa la mossa quella che one shot. Non ho capito cosa ho fatto, ma mi sa che l'ho reso inerme. Ok, ottimo. Ottimo lavoro, Kurunaeda. È proprio quello che dovevi fare. Dov'è? Ti prego, ricompari. Uccidimi piuttosto, ecco, bravo, però... compare. Oh. Va bene. Nemico. Nemico peggiore da affrontare in questi casi di rapidità, di fretta. Va bene, però abbiamo completato. 36 stelle, giusto? Dovrei averlo fatto perfetto. Dovrei averlo fatto perfetto. Quindi, ancora una volta. Eccoci qua. Ancora una volta. Spero l'abbia scompletato. Peraltro con la presenza del nostro nuovo bambino. A fare il bagno, guarda che carino questo bimbo. Eccola. Mi ricordo che ha tantissime animazioni di quando rimette a posto la spada. Tipo ecco perché questa e poi questa. Molto fiero. Oh, sono molto contento di Kasua, ragazzi. Devo dire la verità. Non lo volevo ne... cioè, non volevo sprecare il primo James. Alla fine, in realtà, 50-50 vinto. È comparso prima ancora di Petey. E io credo... devo lamentarmi? No, non mi lamento. Sono stato fortunato. E la fortuna non è solitamente qualcosa che mi abbraccia. Quindi sono molto contento. Dunque. Ma, a questo punto... vorremmo anche continuare con questi. Con la nostra. Con il nostro evento. Genshin. Evento estivo. Andiamo a chiacchierare con i nostri migliori amici. Today is the day of one's reckoning with fate, as foretold by the night sky. Humiliation suffered in the past, the shame we have carried all these years, one bids you adieu, for today it is time for retribution. Brava, 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 brava! Sir! Mein Fräulein,
If I may be so bold, that final phrase did not sound like one of your own. Ah, beh, infatti. Of course it wasn't. I just overheard it from someone in the city. I mean, thy princessin is merely drawing on the wisest and courageous saying she has heard in the land to signify beh, the importance of this official day. Let me see. Oh, it really is someone else's catchphrase. Ma l'astrologia è usata per essere stronzata, non viene utilizzata solo per cose sacre. Hi, who have you brought with you? Oh, ahem. Allow Paimon to introduce to you a fabled wandering swordsman of Inazuma and an enchanting musical talent of Liyue. Hey, I'm Xinyan from Liyue. I like rock and roll, sunny days and good times. Mi sta simpatica Xinyan, peccato che il gameplay fa abbastanza schifo. You must be the princess Paimon told us about. You sure do look the part. I hear you're from a faraway land. It's an honor to be in the company of dignitary. And this lady over here. My family tells me that only the wisest scholars wear pointed hats like this one. But guess what applies to you too? Se indossi un cappello a punta sei molto intelligente, molto saggio. Oh, I like her. She can stay. Basta farti complimenti. Your gaze pierces the dark veil of night to arrive at the truth beyond. I am in need of one such as yourself. Very well. You shall be one's musician laureate. She's trying to say thanks. You say all the right things. And the same goes for me too. Pleasure to meet you. I'm Mona, an astrologist. Oh, well, it's nice to meet you too. Mona is amazing. She can find out everything about you by divination. A princess, an astrologist, and an articulate raven retainer. In the company of giants, my humble self hardly deserves mention. I am Kaida Harakazuha from Inazuma. Sì, stavo un attimo. Sono un attimo fatto. Fade off? Come cazzo si dice? Quando. Wander off. Ok. Comunque. No, sto pensando che sono molto carine queste. E lui passa dietro e fa il suo lavoro da guardia. E che facciamo? E salve gente. Kaida Harakazuha, mamma mia. Non so mai cosa pensare di questo personaggio. What ho, Kazuha? Divulge thy epithets and thy vocation. Però dopo che dopo nome e occupazione, nome e professione, name and occupation, abbiamo epithets and thy vocation. Oh, main Fräulein would like to know where you work and what your field of expertise is. I'm afraid I'm just another wanderer. This guy is an expert in the sword arts. He parries blades that none have ever parried before. And strikes like lightning. Mortals cannot hope to comprehend. Ma in effetti sia lui sia Raiden scompaiono durante i loro attacchi. Vabbè, anche Kachingo lo fa. What? Is he really that powerful? Let me take a look. Hmm. Huh? Oh. Oh my. Hi, Kazuha. I'm absolutely delighted to meet a great swordmaster like you. Swordmaster. Could we ask our guard while we're on the island? In effetti è uno swordmaster, dai. Non dobbiamo. One hereby declares you captain of the royal guard of the Imanakreish. For even Lady Magistus to praise your skills, you are surely one of rare talent. Okay, Lady Mag. Lady Magic. Magistus, vabbè, minchia, non è difficile da dire. Davvero per i cinesi e i giapponesi è difficile dire Magistus che fanno questa gag. Queste persone. Sagugi? No. Mi spiace. Just call me Mona. Stop calling me that weird name. Non è weird, è il tuo cognome. Ma che problemi hai? È come chiamarmi Mr. Naeda. By the way, Lady Magistus, we found out how to get to the promised land. Sir Naeda in questo caso. Che da Lady. A legendary great mage gave us a big hint. Come on, everyone, follow Paimon. Ha detto legendary? Oppure sono io che sono bruciato dal caldo? Vabbè, andiamo nell'arcipelago allora. Huh.
to go. Che bello poter saltellare con questi due anime boys. Questa è la famosa locazione. Look everyone, here's our vehicle. È un cannone? Somehow I suddenly don't feel like going anymore. What a unique little thing. Looks kind of like Guoba, doesn't it? No. Oddio. Is he the magical creature at One Min Restaurant? Beh dai, se non conosci Dodo così. To be honest. I see. Only by meeting the lowliest of ends can we arrive at the Imanakraish born anew. Ho ho! Behold, the doorway cloven by thundering retribution. By such means as I once descended into this realm to bring retribution, do I now venture into the next. Come, Oz, lead the way. I will enter first. Esatto. Main Fräulein need not worry. Ma è davvero un cannone? And now he's gone! Ho un teleporto. Is the path of retribution that leads to the davvero è un teleporto. I should just do a quick reading for safety. Lady Magistus, it's fine. This is Alice's creation. It's totally safe. Beh, io non controllo, non lo farei forse lei. Right, I completely forgot. Ah, perché l'ha fatta Alice, quindi. Ok. E quindi niente, il modo in cui entriamo nella cosa è teleport. Ok, no, non è un teleport. Bishop, you're treading on my hair. I thought it was a snake. We're flying. Everyone, be careful. Che succede? C'è la cazzin, spero. C'è la cazzin, sì? No. No, teleport. Ma come? Mostrami come. Finally landed. Cioè, son partiti, hanno volato, sono volati. Bella la musica dell'arcipelago, però. Golden Apple. L'arcipelago me l'adoro. Bello, 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 bello. Questa qui è l'ultima scena che abbiamo già visto. Era la. Questa era proprio l'isola dell'arcipelago finale. An ocean of life, and a land filled with flora. Main Fräulein, we have finally quindi, arrived. Spero che ci sia qualche tipo di minigioco dove puoi costruire il. Imanakraish. Imanakraish. Come cazzo si pronuncia? Imanakraish. Non lo so il tedesco. Oh, faithful retainers, this is the blessed paradise that one has been searching for. Here is where we shall witness the culmination of all things. I, who command the darkness, shall lead you to yonder gate of dreams. Ma io amo questo personaggio, dai. Ma oltre al fatto che è bellissima sta scena, perché si sembrano quasi che le ali siano sue. Non so se è desiderato, mi sa di sì. Dai, che bella sta scena. Shall lead you to yonder gate of dreams. Your Archmage Magistus thanks you for your kindness, your highness. In this moment I offer my blessings. Cos'è la paga per fare di queste cose? Mona, what are you, Don't ask, just follow my lead. Oh, right. Praise be to the princessin who has led us here to this sacred place. My sincere gratitude to you for inviting me to join you on this trip, your highness. Your happiness gladdens one's heart. How it delights me to bring us all together here at this most monumentally fateful of moments. Now, as I take my first step on this pilgrimage, I shall perceive this ocean of life with my own earthly vessel. On the contrary, Lady Magistus, blessed as you are with the great power of Hydro,
one yet finds too many impurities in thy soul. In che senso? Main Fräulein means Lady Magistus is perhaps not the most talented swimmer. Oh, Fischl, that's enough. I'm happy enough to join in with the play acting without complaining, but how dare you ridicule my genius? Think you can swim better than me? Ha! I'll bring you to your knees, young lady. E in effetti, voglio dire, Mora non è che nuoti fantasticamente. È più una che danza sull'acqua, quello sì. Oh my, Main Fräulein. Steal yourself, Main Fräulein. Cos'è? Oh yeah, swimming race, swimming race. Whoever comes in last is a rotten egg. Ayaka winning walking challenge in water. Challenge accepted. Heed my words, lowly Lady Magistus. You shall pay for your foolishness for as long as you live. Ridiculous. I've never lost a single swimming race in my life. Bring it on. First one to run to the beach wins. Ma sono carine anche come rivali. Are they serious running? I thought they were gonna swim. I take it you have no present plans. I want to start by surveying the area first. Want to come along? Shinya. Okay. Seems like everyone's got things to do. La quest di questo quest'anno. I'll stay here and hold down the fort for now. Mona and Fischl have gone swimming and don't worry, I got this. You're gonna take a look around, right? Well, make sure you let me know if there are any good views. Thanks, we'll do. Ok, perfetto. Dato che mi ricordo che questo posto aveva tutte quante le cose di... No, sarebbe stato carino vedere Mona e Fischl correre. Chissà se sono in giro, nel dubito. Sarebbe stato molto carino vederle correre in giro. E neanche troppo difficoltoso. Non so, suppongo. Non so, lei invece sì. E questi? Guarda, nel dubbio... Shine down! Here we go! Grazie. Who says there aren't benefits to a life of wandering? Ok, giusto. Ah, ecco cosa servivano questi. Non servono mica per questo. Time to go. Le palle infuocate. What for, though? Cosa devo fare, incendiare il dipinto di Torco? Ok. Allora, dunque, esploriamo un pochino. Ah, un po' di musica? Ok, grazie. Cioè, che non c'è una vera e propria quest al momento. È più un... Ok, siamo qui. Vediamo un po' che c'è da fare. Tra l'altro, ecco, dicevo, come caso è stato rilasciato attorno a questo periodo, mi ricordo bene. Se mi ricordo bene. C'è anche il fatto che, peraltro sì, era anche la prima volta che usciva la navigazione con la veicolo. Inoltre c'erano in giro queste cose qui che, se non sbaglio, servono proprio a caso per developare. Perché, e c'era anche il boss, come si dice, il Mago Genki. Che sarà sempre per caso, perché lui in realtà cioè usa cose di Nazuma. Tranne Archmage. Ah, ok. Cos'è il Swimming Race must have a result today. Archmage Magistus vs. Fischl, the Princess in the Vertelin. Ok. E c'è un uovo. Vabbè, c'è anche un uovo. Bella la musica. La devo sicuramente rubare. Per qualche... Magari per l'ultima cronaca. Dunque, go to the island and casual mentions. Non abbiamo più, ovviamente. No, non abbiamo più niente. Questo è il vecchio arcipelago? Non mi sembra di sì, però devo ancora sbloccare cose nuove. Vabbè, giustamente ci sta, perché se uno ha appena iniziato a giocare a Genshin Impact. Ok, I'll start by catching 10 crabs and 20 fish. Perché 20, poi specificatamente? Vabbè. Comunque mi piace l'esplorazione. Prende sempre un po' di tempo, però nel chilling è molto bella. La odio quando c'è proprio da fare una cosa fatta a modino, che devi andare a cercare le cose perché sennò non funziona. Ma altrimenti è molto rilassante anche come cosa star lì, sentirsi un podcast. Quindi ragazzi, se volete, durante il Coronada Live Show, voi vi fate la vostra bella come si dice, allora, andiamo a esplorare, andiamo a prendere questa cosa qui.
Mentre voi cercate le vostre cose, i vostri tesori sull'arcipelago, curne delle persone sottofondo, e ci intratteniamo vicende. Bella come cosa, molto romantica, di intrattenersi vicende. A proposito di intrattenersi, non c'entra niente, ma abbiamo... Non solo questi... Ma... Abbiamo anche quattro wisdom fairy. Di questi con il classaggio, sì, stavo per dire l'ascensione di Kazuha e del suo amico Ezo, che ovviamente non è amico, ma comparirà in questa, voglio immaginare, anche se quattro stelle, anzi vuol dire che quattro stelle non può comparire in un'altra cosa, no? Mi chiedo se si è già segnato se siano già segnati i pull che ho fatto per Kazuha. Sì, mi sa di sì. Allora, mamma mia che culo. Sì. Ho fatto praticamente 30 di questi. Dai, ne facciamo altri 10 perché mi sento euforico oggi. Wow! What? Ha un'altra 5 stelle? Ok. Ho vinto il 50-50, a quanto pare. Il prossimo 50-50? Una mona gratis? Grazie. E una lingua? Beh, non ci sputo sopra. Ma che cazzo di culo è oggi, ragazzi? Ora ho mona C3? Damn. Scusa, ma... No, capiamoci. Perché mi sa che qui... Le cose non stanno andando granché come previsto. Allora, Ayato. Ok, poi abbiamo 6, 12, 18, 24, 30, 36. Ok, comunque 42. E al 48esimo abbiamo Kazuha. Poi 6, 12. 18, 24, 30, 40. Cioè in 80 pull ho trovato 2 5 stelle? In 80 pull? Io non esco più di casa. La mia fortuna mi sa che si sta prosciugando. O forse finalmente la mia fortuna del passato si sta ribilanciando. Su Genshin Impact, certo, però si sta ribilanciando. Beh, ho vinto... Cioè, non solo ho vinto un 50-50, ma io vincerò anche... Cioè, e l'ho anche già perso. E quindi il prossimo personaggio di... Cioè, io oggi, peraltro, sono entrato che avevo meno... Vabbè, non ho usato... Ok, tu sei. Non ho usato neanche tutti quanti i miei cosi. Ma in effetti ho fatto 50 pull? Quanti ne ho fatti? Ma andiamo avanti! Aspetta, inizio, andiamo avanti il cazzo. Io mona... No, no, C2. Pensavo ce ne sono C3 per qualche ragione. Strano questo Lunar Chain. Cioè che quando fai attacchi normali, per possibilità che fa un attacco caricato gratis. Ok, è top. Che tu dici? Ottimo. Questo C4 è bella, ma no? Poi abbiamo C5 e C6 cosa fa? Vabbè. Purtroppo tutte quante le 5 stelle all'uscita hanno un po' quel che hanno. Ma caso invece C1? Invece per curiosità. Ok, diminuisce il cooldown del 10%, quindi vuol dire che scende a... Ah, perché esiste il press e hold. Ah, sì? Ah, sì? Sai che non l'avevo manco notato? Che c'era un press e hold. Comunque 6 secondi, quindi diventa 5.4, 9 secondi diventa 8.1. Però viene resettato col casual slash. Comprensibile. Oggi giornata di 5 stelle.
di personaggi c'è questa ridarietà. Vabbè, dai, non era necessario specificarlo. Non era necessario. Era per fare il meme. E questo cos'è? Non so cos'è, ma la voglio attaccare. No, cos'è? Ah, un altro recaller del Wave Rider. Allora. Bene, intanto ne torniamo su perché dobbiamo andare verso l'alto, quindi. A meno che. Ah, fuck it. Andiamo a esplorare. Il mondo ci attende. Così poi quando dobbiamo fare la parte di storia dove dobbiamo andare da una parte all'altra, possiamo fare qualche trasporto che fa tanto comodo. C'è gente che mi direbbe ma perdi tutta quanta l'immersione. Lascia giocare i videogiochi la gente. Lascia che la gente sia felice. Senza dire come devi giocare. Che carina sta zona, eh? La bombarderò. Ho deciso che la voglio bombardare. E non possono fare niente per fermarmi. Ok, forse qualcosina possono farlo, ma stile. Con la musichetta tutta carina nel frattempo gli sto bombardando. Le armi. È molto divertente, vi dico la verità. Vedere come sono inermi davanti al mio potere. Ma dai che scherzavo, in realtà posso ucciderti tutti quanti all'istante. Allora, che aspettare quando posso ucciderti all'istante. E giù in acqua, ah, oppure no. E ora che fai? Userò un sacco caso perché giustamente. Who says there aren't benefits to a life of in realtà no, ha detto nessuno caso. Anche perché anche il protagonista della serie è un wanderer, quindi. Meglio. Cerca effettivamente qualcosa, non lo fa caso, ma. Still. Retrofront. Ciuf ciuf. Yahoo! Si torna a viaggiare. Cercando grandi mete, grandi tesori e perché no, anche qualche buon amico. Resonating Visions. Bellissima sta skin. Phantasmal Conscience. And where should I look at them? Among the many phantasmal conscious scattered among the golden apple archipelago, some might play the voices. Ah, ok, questo qui è il. Ok. E che ce ne sia uno anche lì? Aspetta, fammi vedere come faccio a riconoscerle queste conscious, perché sennò è un po' problematico. Che carina sta scena. Oh, quanto mi piacciono un sacco queste cose. 32 già superato da un pezzo. Non ho idea di come cazzo si riconoscano delle Phantom Conscious. Qual è la differenza? Cioè come le riconosco? Follow the wind. Qui sotto non c'è niente.
è top, però... Ma qui vuol dire, mi sa che non c'è, mi sa che saranno i luoghi più importanti, dai. Il che rende tristemente questo luogo di seconda importanza. Ma a noi non interessa. Ogni luogo è sacro. Per il nostro sacro Turbo Barcone. Ma che bello. Con tutto il mondo che ci guarda. E con il mulinello che ha the texture di colore fisso. Tu che mi vuoi di? Tu che mi vuoi di? Ah? Ah merda. Ma che pensi che non possa combattere perché siamo sull'acqua? Tu non hai capito niente, figlio mio. Io posso combattere perché siamo sull'acqua. Ecco, ha cambiato idea. Ma perché mettono degli esplosivi di sotto? Okay. Non ha detto nessuno in effetti Kazuha, quindi bravo, perché non ha detto nessuno. Hai talmente tanto ragione che nessuno è in disaccordo. Ma se la vediamo così è proprio bello, eh? Vedo un lontano albero. Un lontano albero pieno di speranza, pieno di avventura e sorrisi. Cosa abbiamo qui? Sembra molto questa cosetta qui. Questo sarà utilissimo per i... per i picciriti di Genshin. Beh, per gente come me... fa solo scendere una lacrimuccia. Ma questo è il posto... Sì, ci sono già stati. Mi sa che è lo famoso stesso posto di prima. Peraltro. Ok, perfetto. Grazie, arrivederci, capitano. Beh, andiamo in direzione dell'albero, no? Mi sembra che è lì che stia puntando. L'albero? Sì, proprio l'albero. Holy shit. È stato importante ad avere la sua... Windstrider. Ok. Boing. Boing. Ah, eccoci qua. Ma dai, sblocco in tre parti. Curioso. Eccoci qua. Una Ruin Guard. E che facciamo? La lasciamo lì? Ah, ma quindi le conce si riconoscono in anticipo. Ok, senza niente più dubbi di... Ah, pensavo fosse nel chilling, invece si risveglia. Ok, ho capito, è top. Uno. E due. Dammi un po' che fa. 8000. Beh, senza critici, devo dire, non è neanche tanto male. Tu sei un attimo fuori, ti rimando dentro. Ok, è a posto.
Where the conjure's at? Ah, cos'è? Ma che ne fai? As the one who holds the highest honor among all of us, can't you take this mission a bit more seriously? Dimmi un po'. Honor, Yakov. You need to realize that honor is more important. Chevka, I am sorry for getting everyone involved in this, but I couldn't care less about the kind of honor you keep. Okay. Dunque. Time to go. Allora, delle cons qui, cons lì. Think you can get away? There is no escape. Stay focused. Ho fatto bruciare tutto. Ops. La vera combo è Casua 20. E quello? Questo cos'è? Una vecchia insignia dei Fatui. In effetti erano numeri. Non volevo dirlo, ma sembravano nomi russi, quindi. Curses! I can't just keep searching. It's getting us nowhere. I need to get to the next island. Yakov. I can't leave Yakov on his own. Quindi effettivamente qui c'erano dei Fatui. Tu boss, che dici? Hey boss! Hey boss! Boss! Help me, boss! Shine down! Fallen leaves. Adorn my. This is order. Solidify. Brace yourself. Time for takeoff. Bello, quel vento che non lo assorbe. Ok, vabbè. Bello, però tu Raiden Kazu è una bella combo, mi piace, specialmente perché si amano in... si amano tra di loro, quindi andranno molto d'accordo. Allora, la conch mi sa che è molto più sopra. Fortuna vuole che abbiamo il team perfetto per andare fino lì. Ok. Ottimo. Ok, ogni 6 secondi posso farlo, quindi. Not bad. Not bad, not bad. Here we go. This opportunity is quite hard to come by. Chi è? Orca miseria! Mi ha reso borni! Pezzo di merda! Mi ha reso burning! Ok, 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 ok. Hai davvero... Let's play! Masticato più di quanto tu potessi mettere in bocca, eh? Fatelo dire, amico mio. Cazzo di fiamme? Che tu non ha paura? The wind knows me. Think you can get away? I will. Eccoci qua. Meglio? Meglio? Ah merda. Here we go. Ecco. Sarà meglio. Però questo non è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è ancora più in alto, mi sa. Porca. Quake. Yahoo! Eccoci qua. Non solo c'è una conch, tra l'altro. Way. Honor, honor, honor. Honor the soldier. Ok. Oddio.
Ah, ha lanciato la sua insegna. No. Bello così. Time for takeoff. One with nature. Clouds high. The birds come. Bello, un bello swirl. Animo, animo. Au. So many regrets. Davvero? Perché così tanti. Vabbè, immagino che l'ha lasciato morire il suo amico. Vabbè, ok, beh, tu sei. Infatti non deve essere molto bello sopravvivere con simile peso addosso. Tu sei, ok, va bene. È top. Allora, devo un po' di pappa però. Questo giovane vecchio. Allora. Cure Naeda. Dove l'abbiamo? Dinner of Judgment. Non sembra molto piacevole mangiarlo. Pollo? Mangia pollo, è buono. Si mangia, è buono. Un paio di polletti rinforzanti. Allora, dove si vede il mulino lì da qui? Dunque, il nostro obiettivo però è lì. È ancora più in alto in realtà. Ok. Teleportino. Time to go. E facciamo retroflotte. Kind of. Tesoro. Ciuff. Ok. Top. Esplode tutto, va bene così. A noi piace quando le cose esplodono. Hanno un bel colorito. Bello, meraviglioso, direi. Arrivo da voi, ragazzi. Quante mete. L'hai già chiesto tre volte. Al momento casuale. Continuo a risponderti che nessuno non l'ha mai detto. Sono tutti d'accordo con te. E trovare loot è valido. Se lo trovi, effettivamente si guadagna un sacco di soldi. Qual è la famosa zona dove c'era il Mago Kenki, se non erro? Ma noi dobbiamo tirare dritto. Per intanto, almeno. E si stanno chiudendo un po' gli occhi, porca miseria. Sarà il caldo, porca miseria, mi ha bruciato. Eccola qui. Sono curioso di sederli su. Ma dai, ci sta a riciclare le mappe alla fine. Voglio dire, comprensibilissimo che abbia voluto riciclarle. Cioè, non è cosa da niente. Abbiamo anche solo una vera di queste mappe, quindi comprensibile che qualcuno dica sai cosa, ce l'abbiamo, facciamo un altro arcipelago. No. Time to go. Sì, così come la scorsa volta, infatti stavo giusto dicendo dove fosse. Mm.
No, cadi. Non arrampicarti troppo, voglio vedere un pochino. Questo? No, niente. Ok, questo cosa c'è? Ah, pezzi. Allora. Devo andare lì sopra, che devo fare? Beh, arrampicarsi da qui non sembra stupida idea. Crumble! Yahoo! Quindi già siamo partiti con questo head start. Aspetta, possiamo anche vedere un secondo. Brace yourself. E salta. Ok. Perché ogni 6 secondi possiamo fare uno scattino con Kazuha, quindi. Ed approfittarsene. Potrebbe essere molto comodo nell'arrampicarsi. Tipo qui. In realtà è un ottimo modo per arrampicarsi senza stamina. Aspetto 6 secondi. Ah! Ah! È top! Allora, visto cosa c'è? Non rispondetemi niente perché so mi incazzo molto bello. No, ho fatto questa fatica per aver finito qui, però. The wind knows me. Cioè, niente. No. Davvero non mi metti niente? Ho fatto questa strada per nulla. Ok, ho capito, sono stronzo a quanto pare. Ok, va bene. Va bene, lo utilizzeremo soltanto come modo per andare dall'altra, allora. Tira di bassa. Beh, in effetti si vola molto bene con Kazuha, eh. È bellissimo. Beh, anche se sotto si può andare al momento non mi interessa. Intanto salire su. Poi ci penso al sotto. Una volta sali sopra si può scendere sotto, ma non il contrario. Non puoi scendere sopra. Confucio lo diceva. Allora. Time to go. All right, Sakaar. We're done with the signal testing on this island. Let's hope the machine. Okay. Come on. Let's get to the next island and finish what we came to do. The sooner we complete our assignment, the sooner I can go back to camp and rest. Poraccio, che è stressatissimo. Allora. One with nature. Perché one with nature? Che cosa cambia? Cosa c'entra la natura? Piuttosto, dressing room. Ora che ci penso. Wind glider, questo qui è bellissimo. Eh? Ti piace? Dai, sì che ti piace. Regalo di compleanno. Allora. Ora ho timore, non è che essendo anche su di qua non c'è niente. No, dai, non sarebbero così cattivi. Apparentemente sono stronzo. Che palle però, dai. Ma almeno una singola cosa ne valeva la pena, dai. È qui su? No, è giù. Ma che davvero? Ma magari è qui? No, neanche. Oh, giù. Allora, what's the point?
Mi fai una cosa alta, così mi fermo di scalarla, ma poi non c'è niente da scalare. Follow the witch. Oh, Gaffia, let's take a break. Who knows whether we'll find anything to. Ok. Ho pure timore che di non mangiare. Brutto. Allora. Continuiamo. Ma eccoci qua. Beh, oddio, ci sono delle bacche letteralmente lì a fianco, quindi il terrore di non poter mangiare mi sembra un po' troppo. Perché queste bacche sono grosse quanto una testa, quindi. Ok. Dunque, cosa ci manca in realtà? Ah, queste due sicuramente avranno qualcosa. Anche su da nascondere. Ah, ma guarda un po', in realtà c'è la parte centrale è da saltare. Ma allora. Ok, perché non l'ho fatto prima? You going there? Fai retro. Gira. Andiamo. Woo! Woo! Non ci sarà Mago Kenki, ma. Oddio, poi magari. Driftatina? Oddio, anche perché qui è tutto. Dai, che carino, c'è uno di ciur che balla. Uccidiamolo. Ma in realtà non è aggressivo. Ballo con Lilli, ciurla. Lascio in vita, scusa. Se non è aggressivo. Ma che me ne importa? Ma che cazzo me ne frega a me? Allora. Figo comunque. Ora voglio vedere anche un pochino qual è la differenza di quella delle IOI. No, aspetta, ha fatto un'infusione di acqua? Come cazzo ha fatto? Ma sta facendo delle infusioni di acqua o sbaglio? Questo è palesemente un attacco d'acqua. Sono dei bollicine. Scusami, ma. No. Sulla spiaggia. Sì! La spiaggia ha intrinsecamente valore idro? Guarda! Mi sono perso il bull, ho avuto ragione. Ti sei perso. Ho trovato uno, ho consumato che la spiaggia è intrinsecamente idro. Guarda. Senza niente faccio l'infusione idro. Ma a proposito, non solo ho vinto il 50-50, ma al 48esimo pull è arrivato Kasua. Quindi neanche con. Non c'era neanche Mona. E ti dirò di più. Dopo altri 40 pull è arrivata Mona. Quindi ho perso. Effettivamente ho perso il 50-50. Però per. Alla seconda pull, quindi sono. Guarda, probabilmente sarà già passato abbastanza tempo per farti rivedere Silver, questa roba assurda. No, ok, no, è Mona, non ancora. Però era davvero assurdo. Dai, faccio un altro wish perché ci sei tu. Per un attimo ho sperato, insomma di lusso. Mi è andato di lusso, effettivamente. Stavo addirittura pensando se fare un caso a C1, ma mi sono detto, fai bravo, Corona Eda, fai bravo. Ho già fatto anche tutto quanto l'abisso con lui. Ho già portato dal 10 il casual slash. Ora quasi quasi anche il Chihayabru.
Io ho scoperto che a quanto pare the wind knows. E qua no, ad esempio. Ma se vado qua. One with nature. È idro. La sabbia è intrinsecamente idro. Into the wind. Cioè, si può provare anche in maniera molto più semplice, eh? Bam, infusione idro. Quindi sì, caso a Ever a tutti gli effetti ora. Ora me la sto godendo davvero di lusso. Te come stai, Silver? Allora, esplorando tutto quanto. E quindi poi ho intanto mi godo il mio caso. Sì, ma anch'io va che mi è tornata a voglio giocare a Genshin per su me. Quindi male. Ma in realtà Genshin Impact è un gioco molto divertente. Quindi non capisco perché. Cioè, ovviamente basta che non ti venga la presa male se non prendi il personaggio che vuoi. O... Beh, devi sapere che ovviamente dovrei spendere un sacco di primo gems per avere. Insomma, Yelan tornata a Treoni. Perché volevi la mommy con i fili. Con i fili da marionetta. Perché se ti serve per qualche combo, per qualche comp, in realtà Jinzhou fa la stessa cosa. Un po' peggio, ma fa la stessa cosa. Però sì, Yelan da un po' tardi chiederla. è appena scappata. Cosa mi manca? Andare effettivamente sulla isola. Vabbè, intanto andiamo su quest'altra. Perché vieni qua. Solo perché voglio un idro come si deve mi piace esteticamente. Sì. Beh, Jinzhou è un idro come si deve e è fortissimo. Ma peraltro è pure per sbaglio, perché come Jeanlin, come Bennett, tutti quanti i personaggi che non dovrebbero essere così forti. Solo che non hanno fatto abbastanza playtesting e... Si va ai pantaloncini, è vero. 0 su 10. Comprensibile. Non posso negarlo, hai pantaloncini. Cos'è questo invece? Pocket Watch. Dove sono le illusioni? Ah! Cosa succede? This Billy turns e le viene colpita? Ma sta venendo tipo scaraventata via o è stesa morente? Non sto capendo. Mezza in aria direi che... Gnocchi di un impact che ho visto. Sì. Sumeru è pieno di roba interessante. Io sicuramente almeno... Allora, sicuramente un personaggio di Sumeru lo voglio che è la... Darkon. Poi se voglio andare anche a prendere, come si dice... Se voglio andare a prendere anche qualcun altro, so primo James. Ora ho la fortuna di avere il prossimo pronto, perché ho preso Kazuha, ho fallito al 50% e quindi sono già pronto. Cioè con lei free quando esce su me. Ok, con lei che sarebbe l'arciera fake. Se Kazuha è fake, o meglio è Canadian MC maschile hitter, allora lei è Into the wind. Nature Lumine. Peraltro stavo giusto pensando prima, ma è fantastico per scalare. Tu puoi tranquillamente rimanere fermo. 3 4 5 6 3 1 2
3, 4, 5, 6. Continui così. Bello questo bug visivo. Stai esplorando come caso a rompere l'esplorazione. È solo un modo di... Vabbè, anche Kachinga in realtà può fare robe assurde. Pardon, ho starnutito. Mi sa che si era sentito però. Però è molto... Beh, che bello com'è. Time to go. Dov'è la concia che sto rilevando? Vabbè, ho anche Yakam. Così vado da mesi. Vabbè, non flexare, ok? L'unica cosa che ora mi aspetto di godere è accelerazione. Mi ha persino parlato con Emanuele Galletto e aveva detto sì, un personaggio come il tuo deve avere accelerazione. Dov'è la concia? Ancora qui. What's going on? Why are there so many hilly trolls around our signal testing site? Che cazzo ne so? No, beh, scusa. Sono solo scrutinizzato da Galletto. No, ho semplicemente fatto notare perché... Vabbè, non ignoriamo l'elefante nella stanza. Zack è il personaggio più debole di tutti, build wise. Perché ho voluto ficcarci dentro tante cose che però non sinergizzano tra di loro. E Galetto mi ha detto che un personaggio come Zack, per diventare anche solo funzionale, deve avere accelerazione. Per sfruttare quel famoso più 5 ai danni del demonio. Perché più 5 ai danni, io faccio 2 attacchi, quindi 10, 2 volte, 20, non male. O in realtà, da quanto ho letto e sentito, tu e... cioè Seekern e Redigor sono a postissimo. Ma perché sono anche build... Sono qui, sono io, sono accelerazione, sì. Zakar, don't push yourself. Look, there's a cave over there. Let's go and rest for a while. Che carini fatui tra di loro. Pensavo fossero più cattivelli. Invece si supportano. Che cosa carina. Invece le vostre build sono molto forti. Tank Essentials più support. Ma in realtà fai anche danni, scusami. Quanto è il... Quanti danni fai? Perché se non erro, tu... Equiparato tu fai extra danni. Fai vigore, quindi già... su coso. Più... vigore, più... Higher roll più 10. E se non sbaglio, peraltro, c'è anche un flat modificatore in base a maestria difensiva. Crumble! Poi al danno, se non erro. Quindi sarà più 11. O dico, o lo stai già considerando. Yahoo! Follow the wind. Più 10 come stai difensivo al 5, di norma HR 5, ok. Beh, che ci sta, cazzo, anche perché in linea teorica, sai, dovresti essere un tank, non fa danni. E invece... Ma poi un'altra build rotta in realtà è fare doppie armi e avere spezza ossa, come del maestro d'armi. Così, doppio attacco... E tu invece di fare due danni, due istanze di danno, fai doppio debuff. Into the wind. Ma non perché rispettare, perché possiamo anche sbassare le armi, assolutamente. Ok. Più 10 non ce l'ha neanche Zeke. Zeke usa il più 4 e il più 6. Cioè, fai tu. Time to go. Ok, eccoci qua.
Dove cazzo è allora? Time to go. Scusa. Non è qua. Oddio, non dirmi che è davvero qua sotto. No. Dov'è? Oh wow, era qui. Agafia, I'm fine. It's just a little stomach ache. Si scuri che in Zenith hanno meno valore tirano state difensive. Sì, all right. Well, I found four apples. You can have them when you're feeling a little better. But the mission. Don't worry about that, Zakar. I'll take care of it. You just head up there and get a good rest. Not gonna lie, questa voce della fattoria. Mommy vibes? Sì, 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 Zakar è Zeke. Sì, 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 sì. È palesemente lui. Keeps whining and is futile. Is Zeke. Questo cos'è? Il famoso congegno di cui stavamo parlando? E andiamo! Questa volta è per davvero verso la... No, non è vero. Invece hai cambiato idea. E ci vengo dell'evento per caso? Well, sì, esatto. È lo stesso arcipelago, ma modificato per renderlo... L'ho potuto riutilizzare. Giustamente. Yes! Hello. Hello, hello, tutto a posto. State. Voi. Kasuma Slash! Questo è Kasuma Slash! Che li ha uccisi principalmente per il fatto che sono stati scaramentati via, vabbè. Abbastanza cringe a chiamare la propria mossa speciale Kasuma Slash. No, un altro eventino. Altro eventino. Quindi non esiste nulla permanente in questo mondo. Silva. Sia un boss con growth material è permanente, proprio come The Kazan. Growth material? Anche Mago Kenki aveva... Anche Mago Kenki era qui, si ricordo. Non ho capito, è una battuta? Ma poi semplicemente... vedi, time remaining 38 days, 1 hours, quindi no. Sì, semplicemente no. Sono contento di risentire la host perché effettivamente la soundtrack è molto bene. Quella cosa stracazzo è? Hey! What's that huge weird thing over there? Che tradotto in italiano è? Ehi, ma quella che cosa stracazzo è? It appears to be some sort of machine. And an army cap with traces of hydro next to it. It seems that we are not the first to set foot on this island. Non si dice traces of hydro, si dice il cappello è blu. Casua. Che se per quello tu hai tracce di Piro addosso. Also, there are footprints here. Fresh ones. Likely no more than a few days old. Really? Hyman didn't notice them at all. Perché non guardi per terra? Che succede? Traveler, Paimon, stay alert. Ha capito che sono stivali dei Fatui? Why? Did you see something? Someone was here. And they're still nearby.
Judging from the scent, they're visitors here like us. There's other people here? Oh, Paimon's scared now. Come on, we need to track him down. Okay, ho detto take him down, la madonna. The cap had traces of hydro on it? Then let's follow the traces of elemental energy. Okay. Dov'è che procede l'elemental energy? We're close. Watch out. Eccolo qui. Ma perché non picchiarlo così? Non possiamo neanche parlargli. E poi ne ha trovato un altro. Forse ce l'aveva uno di riserva. Place in this world without mint, sweet flowers and fatui? Ma poi scusami, non avete notato il fatto che a quanto pare gli stivali affondavano tipo 30 cm nel terreno? E ora voglio immaginare che un avrà anche un bel piedone questo tizio, non lo so poi. Interesting observation. Gabby Cap's gone. Where's Gabby Cap? Are you looking for something? A cap! I can't lose it! Oh, poverino, vuole il cappellino. I don't know anything! Give me back Cappy Cap! Is this the cap you're looking for? My brother's Cappy Cap! Gimme! Va bene. Lo ridiamo al fatus. Not the sharpest sword in the sheath. Don't bully me or I'll punch you in the monster! Monster! Stop right there! What are you doing here? Another fatus! We can ask you the same question! What are you doing here? Okay. Protect Cappy Cap, or brother will get mad at me. Forget the cap! It's your brother we're looking for! Va bene. What happened to him? Nothing. He has a fever. He's just a little. Mi sa che è famoso Zachar. I don't have to tell you anything. Go bother someone else. This island belongs to our friend. You better watch what you say, mister. What? I thought this island was uninhabited. That's why we came here to. Never mind. Fine. Okay. I'll tell you, but then you need to. Vabbè, ma se non facevo niente di male, poi vabbè, hai dei fatui, quindi non dice per forza di cose vuol fare qualcosa di male. Questo è pregiudizio, però. It's a new kind of energy generator that I invented. Okay. We were simply looking for a deserted island to test it out on. There. Sì, vabbè, le isole saranno anche nostre, ma se non fa niente di male, poi c'è niente. Sono solo io, c'ho in giro. Do as you're told, we'll take his cap! Please don't! Hey, stop crying! All right, I promise we'll stay within this area. By the way... Because the cursed thing is broken. Okay, quindi... Won't you see yourselves up? Come on, let's go! Ma possiamo aiutarli a capire, a generare energia, magari serve anche a noi. Okay. Hyman can't believe we have to deal with the Fatui during our vacation. Why would the Fatui appear in such an isolated corner of the world? Even though we're on vacation, we should also, in the interests of keeping the ladies in good spirits, I have to keep this between us. Sì, ecco, non diciamo let them enjoy their vacation, while the traveler and I deal with any potential threats. You're so considerate, Cosmo. Paimon, you flatter me. I simply don't think it's worth ruining anyone's vacation. Sì, infatti, ma se sono davvero due fatui che sono lì a fare le loro cosette, non mi sembra neanche il caso. Ripeto, non sono qui per fare casino. Voglio immaginare. The scenery is beautiful. I hope all of us can enjoy ourselves here. Dunque, Return to Camp, che sarà, cioè, fino a qui, ok. Sono lì tranquillissimi, dai.
Poi credevano fosse un'isola al deserto, quindi ci sta. Adesso vogliamo fare degli esperimenti dove li fanno. Noi la fa la Molstad. We're back! Just in time. So, traveler, Paimon, who do you think the real swimming champion is? Me or Fischl? Utter my supreme name and see how Lady Magistus the presumptuous is reduced to bitter tears. Oh, no, you don't! Don't put this on Paimon! Oh, wise Paimon, surely you can discern who the true winner is. A me sembrano entrambe estremamente fiere, quindi... Lady Paimon, the time to show your loyalty. Secondo me entrambe avevano tipo dei paragoni per vincere diversi, entrambe che sono le state vincitrici. Wait. Shouldn't Paimon get some food in her first? Poor thing looks starving after such a long trek out. Oh, thank you, Shinyan. Yes, we did walk quite a long way. Right? While you were off doing your own things, I caught us some seafood and picked us a few fruits. They taste real che, good che for our tea. Che carina, Shinyan. Sembra il tipo di persona effettivamente che è molto piacevole da portarsi in vacanza. Sempre di buon umore, pensa agli altri. Fa i lavori più noiosi, a quanto pare, di sua spontanea volontà, quindi ottimo, perché solitamente c'è sempre la dividersi. Però mi sembra il tipo di persona che lo fa con piacere per gli altri. Io non ho questo, non ho tutto questo altruismo, quindi... Grande Xinyan. Now that you mention it, I'm getting a little peckish myself. I too. Well, there's plenty to go around, so dig in. I can't say I've got the culinary skills of my chef friend, but I promise you'll at least eat your fill. Mmm, time to eat! Inviting Lady Shinyan here was an astute decision indeed. Sì, ecco, la stessa cosa. I'm done talking. You guys carry on if you want to go hungry. I love that barbecue smell. This tastes amazing. Impressive. Okay, non commenterò. Since Shinyan made dinner for us, allow me perché to take mangiando. Charge of breakfast tomorrow. Paimon too! Ok, di che vogliamo parlare? Del fatto di... Contact 20. Ah, vuoi usare la Sending Stone. Ok, usiamo la Sending Stone. That whole thing with the Fatui is bothering you too, right? Well, not a bomb. Venti said it's called a Dodo communication device. Yeah. Dodo communication. Venti knows anything. He always seems clued in on everything. So if there's any intel floating around, vabbè, al massimo manda un drago a eliminarle. Ah, questo è un dodo. Ah, sta ancora lavorando con i gatti. Hey, miss me already? I know that. You're the only person who can contact me on this thing. In realtà c'è anche Paimon. How come you're sneezing? I'm at the cat's tail. So many cats. They gave me some allergy medicine, but it's not working. Okay. What are you calling about? Mi piace un sacco la doppia traduzione di venti. Could you be any lazier? All right. Well, Venti, there's some strange things going on this island. We ran into the Fatui. The Fatui. Yeah, they're everywhere, aren't they? The Cryo Archon's minions are a capable crew. I'd be more surprised if they hadn't shown up yet. But they're ruining our vacation. Non abbiamo fatto niente, dai. Ora vieni a difenderli. Really? But you sound fine. Infatti. They can't have caused you too much trouble, surely? Or if they did, I'm sure you have everything under control by now. Yeah, but something just doesn't feel right. That's why we came to you. Don't you have any information for us? I haven't heard anything new about the Fatui. But don't worry. I may be a lowly tone-deaf bard, but you may contact me whenever you need me.
I mean, I can't promise I'll be of much help, but at least you'll have someone to talk to. Dai, che carino. Sometimes just talking things through is enough to calm a worried mind. Possiamo dire che Venti è uno dei migliori personaggi di Genshin Impact? Io lo dico. Honestly. Adventuring is what you do best. It's only natural to encounter a few surprises when you head somewhere new, but just remember, not all unexpected encounters. Bravo, diglielo. Ma poi che cazzo vuole Paimon? Neanche il Traveler con quello sguardo tipo stupido, non sai le cose. Sta a fare altro. Sta facendo tutt'altro. È lì nel chilling lui, con i gatti, a suonare. The same wind graces the seaside as that which wafts over pastures green. Whenever you see clouds, it was the wind that carried them there. Don't worry, my friends. The wind will always be with you. Che bella frase. Forgiven. I have to go now. My performance in the Cat's Tale is starting any second. Okay, bye. So, he means we don't need to worry too much about the Fatui, right? Well, if that's what the tone-deaf bard ecco. says, then... Fingers crossed we'll have a peaceful and relaxing vacation where nothing weird happens at all. When you go off on a long trip with your friends, the... Ma sì, avere divertimento... cioè, divertirsi... Avere divertimento... divertirsi non sarà un problema. Tu via. Certo che ci divertiamo. Piuttosto, queste cose cosa sono? Golden tracks, please drag and max. Imparerò giocando. Ok. No, no. Follow the wind. Ok. Appunto pre no. Ah ok, devo utilizzare per forza il coso, ok. Beh, ciuff ciuff. E questo cosa fa? Ah oh, ok, uno scattone. Dai, sembra ultra easy. E poi ci sta alla fine. Niente di male nel fare qualcosa di facile. E via, challenge completed in meno di 2 minuti e 20. E la madonna, 2 minuti e 20 normalmente si utilizzano. Dovevo proprio usarle queste cose, ok. I mean, I won. That's good, right? That's good, right? Tanto consumiamo anche meno stamina perché non due anni non team, quindi. Ok, ora. Strength turning obstacles. Gotcha. And yeah, ok. Quindi. Dunque ho sfondato tutto. Corre. Sfonda tutto, assorbi. Sfonda tutto. Urca. Dove ci spingi? Oh, ok, che cosa carina. Dai, è top. Che a meno di 4 minuti e 20. Ma ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando?
Davvero sta gente, cioè c'è gente davvero che ci piega così tanto a fare questi minigiochi. Ora posso anche capire chi sbaglia, quindi torna indietro. E tu poi se già se sbagli devi tornare indietro. Neanche per dire ottimizzi la run, ma se tu sbagli e devi tornare indietro e perdi un sacco di tempo, ci sta che devi rifare. Ma almeno per fare il miglior punteggio, tipo 3 stelle. Ok, I mean, to each their own. Who am I to judge? Time to go. A proposito, mi danno anche delle ricompense per fare queste cose, ovviamente. Bollicine. Ah, sì. Mm-hmm. Quella. Sì, sì. Allora. Ok, surf, pizza, voglio immaginare. Ok. Poi abbiamo. Oh, ok. Ah, ok, questa è un'altra challenge. Ah, ok, ok. Ah, questo sono tutte quante diverse. Ok. Ok, beh, pensa a te. Alrighty, alrighty, facciamo. Ah, lungimente. Non ottenere gratis. Roba gratis. Perché... Quindi, questo è il best record. Non abbiamo ancora provato. Oppa, op, 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 op. E voilà. E andiamo. Ora voglio un po' driftare con questo mio bolide. Bella potenza inaudita. Ok, dunque. Surf Peace. Oh wow, ma il range è enorme. Che devo sfondare questi? Ah no, ops. Non erano quelli che devo sfondare. Andiamo, ok. Ciuff ciuff! Ok, this is pretty easy. Non dovrebbe essere un problema quei cosi, cioè, non capisco. Ma qui devo driftare. Distruggiamolo anche solo per il gusto di farlo. E perché forse è obbligatorio per la quest distruggere un tot di cose. Lungi da me non ottenere massimi punti perché ho evitato i problemi. Ma no, no. Ecco, tipo un errore del genere dovrebbe costarmi la run. E invece mi sa che ho ancora un'infinità di tempo. Cioè, non è possibile che ho perso 25 secondi. E comunque... Alright, alright. Ho vinto, ho capito. Sono troppo bravo, a quanto pare. Non è troppo semplice il gioco, sono io che sono troppo bravo. Comprensibile. Lo accetto. Ora. Come giugio. Allora. Here we go. È arrivato il momento di dimostrare un po' di capacità, allora. E devo prima di tutto prendere... Ok. Sosa! Ok, eccoci qua. Ok. Alrighty. Cosa abbiamo qui? Ah, qui immagino che se li prendo... Ah, ok, no. Ok, pensavo... Ok, pensavo male. Understandable. Qui devo scattare per evitare di essere... Ok. Oh, wow! Pensavo che io potessi distruggerli. A quanto pare no. Ok. Credevo fosse parte del gioco, no? Distruggi le cose, così non ti blocchi. A quanto pare no. Ok, that's on me. Non mi aspettavo tutta questa poca maneggevolezza.
Lo scattone. Bello quando rientra anche il tema musicale di Genshin Impact. Penso davvero tanto. In generale quando i giochi utilizzano il loro tema musicale nel gioco. Sounds crazy. Cosa è? In 2 minuti e 20, vabbè dai, 2 minuti e 20 già poteva essere più difficile. 8 se non vuoi parlare di 40 secondi, no, 30 secondi, ma still. Na 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 na. E infine l'ultimo, cioè l'ultimo presente attualmente, perché è qualche giorno che c'è l'evento, ma mi sa che si perpetrerà per un bel po' di tempo. C'è. Bene, bene, bene. Here we go! Ma vedo che ci sono anche delle belle cose da esplorare lì. Ok. Vabbè, qui colpa mia. Li prendo tutti, vaffanculo. Qua dritti. Ma sto tagliando tutto e me lo permettono. Ok, dai. Tipo questo già dovrebbe non farmi prendere tutte quante le cose, dai. E forse perché ci ho impiegato poco a rimediare, però still. Here we go. Anche perché in realtà puoi anche guadagnare le primo gems senza pensare al tempo. Puoi pagarci quanto tempo desideri, perché alla fine. Beh no, ok. Destroy four obstacles è una cosa a parte. Pensavo che fossero a numero. Alright, quindi questo compare in 3-5 ore. Ok. Questo in un giorno, non si sa ancora cos'è. 5 ore. 2 giorni. E questo cos'è? Ah, questa è una chiave. Ok. As the quality and in spring once appeared. Ok. Aspettiamo il prossimo giorno. Quindi. Paimon è rimasto immobile per tutto questo tempo, comunque. Qualcuno la salvi. Guarda, Baure. Talk to Paimon. Non posso. E devo farlo per forza lì. Non c'è Paimon da nessun'altra parte. Understandable. Ok. Panic's Pine. The Wave Traveler, wake up!
awake. Paimon has good news and bad news. Which one do you want to hear first? Vai. Okay, Paimon, sorry. Wake up, something's happened. dimmi subito. Esatto. Okay, bad news first. And the good news is... It seems like it has nothing to do with what we came across yesterday. Today is a different issue entirely. Ah, look, he's awake. Ma chi è questa persona? Careful not to frighten him. He's probably just like the others. Ah, humans. Such delicate little things. Ma è uno scoiattolo che parla. How are you doing, mate? Feeling a little fragile? Cos'è, una nave o uno scoiattolo? So, as you can see, the boat can okay. talk. Gonna solve anything. Poor soul. Imagine being scared of talking squirrels and boats. Well, we can't blame him. After all, humans aren't quite accustomed to hearing things like us talk. Wait, have you guys always been able to talk? Of course. Otherwise, how would we communicate with others of our kind? Understandable. So in other words, we suddenly gained the ability to understand you? Maybe you've gained some intelligence. Congratulations. So you're finally awake. Okay. Time to rise and shine. You're back. Yes, we went for a little walk. Okay. Loro li sentono oppure no? And pleasant weather here suit. Everything is fine, except that... The servants of darkness okay, sì. have descended. Rejoice. For the return of the Ma loro li vedono? O magari li vedono e non li sentono. Main Fräulein means that this is an unexpected development, and she has never seen anything like this before. No, that's not even close to what she said. Oh, my apologies. Please take that as my own opinion. After last night, there... Yes. Mm. Swimming birds, flying squirrels, okay. the sun and moon in the sky together. Some of these sights only lasted for a moment. Okay, quindi ok, sono tutti quanti d'accordo che I heard a strange flapping sound on the island, but didn't see a single flying creature around. There was also a peculiar floral scent on the wind. Though there are many flowers on this island, that scent did not resemble any of them. Seems to me like whatever these things are, they aren't visible to the naked eye. I tried to perform a divination, but my scryglass showed only a chaotic mess that was impossible to decipher. Oh, Paimon has a bad feeling about this. Oh, what have we gotten ourselves into? I had resolved to summon the Imanakraish in this land, but now we observe these puzzling phenomena. Niente, sono nuovamente andato thinking about them. Wait, you don't think Alice could be behind all this, do you? But if it really was her. Look at them, old chap. Seems we scared the pants off them. Oy, well, they've never seen anything like this before. This old boat sailed all over the briny seas in its time and tried talking to many a sailor, too. But in all that time, not a single person has ever spoken back. Exactly. If it weren't for this environment, who would have thought humans would be able to chat with us? Che taglio. This environment? What do you mean by that? Oh, the environment. Could it be that the environment is what's interfering? Dreams aren't supposed to become reality, right? And a dream won't make you suddenly understand boats and squirrels. What? What's wrong? Look, over there! Che succede? Cosa ha visto? Cazzina addirittura! Sta diventando davvero il regno di Fischl? Che taglio! Sto diventando l'Immerner Reich. Già no, ognuna è una parte di noi. Quindi parte di Nazuma per Kazuan, quei castelli. Bellissimo. An illusion. No. It felt too real to be an illusion. Beh, un'illusione è esattamente cioè un'illusione è ottima quando sembra vera. Those
things we saw flickering in and out. That's exactly what I saw earlier. Does this mean... Wait, what? Oops. Oh, behold, the Imanakraish has come, just as your princessin had prophesied. Come, my people, a new chapter awaits us. Indeed, Main Fräulein. We all have witnessed this miracle with our own eyes. And now is the time to celebrate the creation of a new world. Rejoice. Welcome to the Imanakraish. He looks so happy. Paimon doesn't have the heart to enter. She doesn't seem surprised in the slightest. Does that just come with being an experienced adventurer, or...? If this isn't an illusion, we ought to go and investigate. I got an idea. If you hurt yourself in a dream, you wake up right away, don't you? Yes, you have a point. I know, Scaff. Right? So come on, Kazaha, hit me. But that'll hurt real bad. Hey, there'll be no need for... Just leave it to us! Hey, Traveler, can Paimon hit you? I like your senses of humor, me hearties. An illusion. So, talking boats and squirrels are just an illusion to humans, huh? Now, it's understandable, old chap. Haven't you heard? As humans grow older, they forget many important things and lose many of their abilities. Thinking back, in all those years I spent sailing with the fleet, well then, me lads and lasses. Of course, but how do we... Look! At what? Blimey, at me, of course. Oh, that's right. Vabbè, sì, giusto, è una barca. I'm the smartest chip you'll find in all these parts. The names... just call me whatever takes your fancy. Don't you have a name? That I do. I just can't remember it. All I know is that I came here from Inazuma. In that case, Paimon shall name Mitoboru. You... Mitoboru! How's that? All the other ships in Inazuma seem to have names ending in Ru, too. Mitoboru. Ha! That'll do nicely. You're lucky to have met me. Mitoboru, I can sail okay. through the choppiest seas with ease. There isn't a wave out there that can capsize me. So, come aboard, and I'll take you... Ah, how very kind of you, old chap. Unlike that Animo Archon who abandoned us here. You know, the Animo Archon of Mondstadt. Don't you know? Some of these islands used to be Mondstadt's mountaintops. Once upon a time, the Animo Archon sliced them off to neaten the place up and chucked them into the ocean. My great-great-great-great-great-great-grandfather was on one of the mountaintops and got sent flying here along with it. Quindi ha preso le punte delle montagne, le ha tagliate e le ha messe in mare. And we've been living here for generations since then. Fortunately, there were a few other squirrel families that got stranded on these islands as well. So we built ourselves a kingdom here. The good thing is that there are no predators or competitors around. All the pine cones on this island are ours for the taking. The bad thing is, we're stuck here. Vabbè, ma credo che non siano animali troppo, cioè, espansionistici, scoiattoli. Can't see that coming. Sounds like the Imranathraish is a kingdom of squirrels. Hold thy tongue! Paimon, please do not make such slanderous statements. The Imranathraish is, of course, a kingdom of night ravens. Hey, lad. Yes, you. You're from Inazuma, aye? That makes us brothers. Every young lad of Inazuma has to pluck up the courage to set sail on an adventure one day. To set sail is to leave one's homeland and travel far away. Aye. You need lots of courage and just a dash of heartlessness. Cause once you leave, you may never return. But if you stay, you're forever a prisoner in your own heart. Inspiring words, Mitoboru. And you're right. The wanderer's spirit runs in my blood. Bello, I'll go with you. My friends, are you coming too? Also, I smell ancient timber and waterproof varnish on this boat. Oz, lay down the gangplank. Thy princessin shall take to the sea. Let's all go. It'll definitely be an experience. Ha!
Great. And we're off. Safe travels. Ok, quindi dimmi un po'. Aspetta. Hey friend, your eyes betray your thoughts. You still look very bemused. Oh, come now. Do you see me acting surprised at the sudden arrival of you and your party? If you want to know where the most scrumptious pine cones are, come. Mondstadt, I wonder what it's really like. Beh, in effetti Mondstadt è un bel posto. Good going, lads and lassies. Mitoboru admires your bravery. How long have you been here? Oh, it's not your first time. Ha! Well, I never. E questo? Lasciamo far esplodere quello. Ok. Aspettavo che gli esplosivi facessero più male. No. No. Marcia indietro, marcia indietro, marcia indietro. Ok. Andiamo a salutare questi ragazzotti. Fine, as one with wind and cloud. Ah, eccoci qua. Tutte e quattro le stagioni. Fuoco, acqua. E altro. Illusion shatter. Allora. Beh, in effetti il caso slash Piro è molto bello. Sa proprio di autunno. Che bello che è caso. Anche se la cosa che odio di Kasua è che non attira la gente a sé, quindi combinarlo con 20 probabilmente sarà divertente. Anche se occupano più spazi invece che uno, quindi lives. Ah, oh, comunque già. Ho già preso 10? Addirittura? Wow. Didn't even think about that. Sono già messo abbastanza bene in realtà allora con questo evento. Devo mangiare un pochino sto tizio. Sto tizio qua a caso, poraccio. Sto tizio. Allora. Ok. Devo andare per di là. In realtà possiamo anche fare così. Cioè, bariamo. Well, I certainly didn't expect to see you here. This is a bonsai pot, right? This bonsai was in my family for many generations. Okay. I saw it once in a Tenryo Commission warehouse. At that time, there was a withered tree inside. Why would someone keep the plant in there if it's dead? It's a way of sending a secret message. It indicated that there was something hidden inside the flower pot. There was a letter buried down at the bottom, which told sì, of sì, an ancient secret in my clan. Missione, I did not take the bonsai with me after reading the letter. I wonder who removed the... So the bonsai pot belonged to your ancestor? Huh. Kaza? Though I still don't understand why... E invece ci mettiamo qualcosa e si trasforma. Oddio, un caricamento. Wasn't gonna be that simple, huh? Oh yeah, everyone's here except for Kazuha. Kazuha, where are you? No response. It's like the most curious. Siamo nei Kaidara. Let's take a closer look.
Time to go. What do you mean? Okay, e questo... ok. Suppongo, ok, bene. E questa spara in diagonale. When I was flipping through some old books today, I found my father's old notes. I read them, of course, he wouldn't mind. As expected, most of the content concerned forging techniques as well as tricks on how to handle certain ores. Questi sono i segreti del Kedara Clan. The tail end featured a number of hand-drawn drafts, mostly bonsai designs. Well, I suppose this love of them does count as a clan tradition. My son turns 6 this year. His name is Kazuha, just as my wife wished. His coming and her going were not far apart. Okay, his coming and her going were not far apart. To think that it has been 6 years since then. If she were still here, she would surely be helping my father in the yard. My father lived well in his younger years, and that lifestyle has greatly deteriorated in his latter ones. It fills me with shame to admit that I am unable to improve the circumstances. He says that it's not important, however, and that it is instead we who are young who are the key. It looks like this letter was written by Kazuha's father, so keeping bonsai plants... But the fact that we're even here... Ah sì, perché siamo nei ricordi, ma non c'è... sparare da qua. Il primo gems, ok. Grazie. Ora butto via. Qualcosa mi dice che la gravità ha fatto la simpatia. Follow the wind. Un'altra stanza. Time to go. To my dear father, Kahedahara Kakeharu. Ever since the official dissolution of our eyes, I have packed my bags and left our ancestral home, wandering the world, and I have learned much on this journey. Today, I was reminded of the many scenic artworks you drew in your notes as I passed some seaside cliffs by. The sight gave me much to think about. A wondrous lister is not the tradition of our clan, but appreciation of scenery surely counts. I believe it was great-grandfather who started that particular practice. You mentioned that he enjoyed planting small trees, loving the supple branches, while grandfather was of a different temperament, enjoying fiddling with stones more. When I was young, our backyard was full of the many curious stones that grandfather collected. Back then, I thought the ground was littered with treasure, but now that I know much more of the world, I can be quite certain that at least some of them were soul testing stones that grandfather brought back from the forging station. Okay. I knew precious little about stones then, believing them all to be of great value. But can there really be so much treasure in life? I am writing this letter as I rest in a shady spot on a hilltop. I intend to burn this letter shortly,
before using the water from a mountain stream to quench their remnant embers. This way, I believe that this message will reach you. Though you can no longer receive letters. Molto poetico. I dismissed the servants after your passing. I set out our various assets. It isn't worth much, but it's enough to live on. I fear that our bonsais may not have fared as well as I hoped. I sold what I could get my hands on to pay our debts. Save for great grandfather's old relic. It was confiscated by the Tendria Commission. That said, I suspect that staying in their storehouse may have been a better fate for him, for it, than remaining in my hands. Questo è il padre di Caswell, che si sentiva un sacco un fallimento rispetto per il padre. I have not been here in a long while. The wind whistling through the mountains is just as lovely as it was when you first brought me here many years ago. I'm setting off again. Ah no, questo è Caswa. I'm setting off again. Farewell. Gaidarhar Caswa. Looks like a letter Kazaha wrote while he was traveling. Oh, what a sad letter. Lord Kazuha. E questi tre? Che colore è giallo? Posso cambiare il colore? Sono confuso. Collection room. Unknown chamber. Solidify! Order guide you! Shine down! Think you can get away? Here we go! Fallen leaves! Adorn my knight! Cut down! Like one strike! That hurt! Fall before time to go! There's one with wind and cloud! Altri? Ok, non lo aspettavo. Allora. Scusate se sono un po' silenzioso e che sono davvero stanco, sinceramente. Però non voglio lasciare a metà una testa. Anche perché sono curioso, sono molto curioso. Specialmente se si tratta di qualcosa di... relativo alla storia di un personaggio. Che peraltro ho appena sbloccato, quindi... Ah, oddio, però... Time to go. Bonk. Boom. Beh, 5 primo gems. Not bad. E unknown chamber. Ultima cosa da leggere. Ok.
Ok, melodica memoria. Melodica memoria. Ok, qui non c'è niente. Qui giù? Time to go. Niente di niente. Come una prigione. Sono largo abbastanza. Se sono stretto abbastanza per andarci, ma non funziona. Sento elettricità. Ah sì, infatti. Beh, non è più un problema. Ok. E se mi tuffo da qui. Eccoci qua di nuovo. Che cosa abbiamo? Place the offerings. The flesh resides in society while the heart yearns for the natural world. Such has been the way of the Kaidaharas for many generations. Kazuha, the future of this clan will one day be in your hands. When that time comes, remember to always stay true to yourself. Bella frase, man. I heard an old man say something about the Kaedeharas. Sounds like it might be Kazuha's grandfather. Listen carefully, Kazuha. A Kaedehara blade is not forged for the purpose of harming people. Okay. Per cosa allora? Time to go. Time to go. Mi chiedo se anche i genitori avessero. Father, what are you carving? It's a rock garden. I'm modeling it after the scenery I saw on my travels abroad. It'll go in my bonsai later. Work has been so busy these years, I've barely had a moment to spend with my grandson. I hope he doesn't take after me. When he's older, he should get out there and see more of the world. Bello che pensa al nipotino. I believe the other voice belongs to Lord Kazuha's father. Oh, I see. We have ventured into Lord Kazuha's memory. E dove li poggio però questi? Se due la carry capacity. Follow the wind. Se due la maximum carry capacity. Io dove diavolo li poggio questi? Higher. Lower. Higher. Where? Time to go. Non capisco dove. Dove metterli? Higher, higher, dove? Dovrà cambiare le chamber. No. Allora. Altro robotino. Think you can get away?
There is no escape. Torn to oblivion. Clouds high. The birds come. Train harder. Ora c'è da questo morirà. No, pensavo pure di essere delle case slash invece. Time for takeoff. Stabilize. I will have order. Ok. Fallen leaves. Adorn my night. Brace yourself. Tutti morti? Perfetto. Ora, a noi un chain. Che cosa ci può dare quest'anno un chain? Un obiettivo rosso da, da colpire, che sicuramente al momento non ci servirà. Dai, voglio fidarmi del mio istinto. Andiamo nell'ultima, che invece ci darà la giusta foglia per cambiare colore di nuovo. Qui colpisce il rosso. Quindi in realtà avevo torto. L'unica volta che mi fido del mio istinto. Ok, proseguiamo per di qua. Quindi abbiamo detto che la giusta risposta è la warehouse. Che fa? No, dai, questo qui è verso... Mi sembrava che fosse troppo perfetto, tutto cazzo, non c'è niente da cambiare. Che bastardi. Arriva. Time to go. Ed eccoci qua. Something quite amusing happened today that I have to preserve in my diary. The young master got a little tipsy. Well, a lot tipsy. It must be said that the young master is way underage to drink at all. Not knowing any better, he must have confused his father's drink with his own, mistaking the glass of wine for grape juice. From a distance, I noticed something practicing martial arts in the courtyard. I expected it to be a young master, which I wasn't wrong in assuming, but I never expected to see him in such a state, that is to say, utterly sloshed. He greeted me in high spirits, as if it wasn't for his lobster red face, I wouldn't have suspected anything. Of a drinking on a summer night is hardly a crime, but considering his age, I simply felt that I had to keep an eye on him. At first, I wanted to pretend that I didn't see it. I even made a detour to take things out to the backyard to spare him the embarrassment. By the time I finished my work, the young master was already lying on the steps asleep. Ah, what a rare sight it was to see this precocious young man revealing this side of him. A right side indeed. Another servant and I quietly carried the young master back inside and prepared some tea as next to help him sober up and ease the discomfort later. He might have called his parents' name while sleeping. His eyes closed. He looked so contented. Perhaps he had dreamed of some happy moments in his past. Dear young master,
You still have a long life ahead of you. There shall be plenty of opportunities to drink. In the future, there is. Che cosa carina. Questi sono i servitori di Kazuha. Che cosa carina. Time to go. Se ha bevuto un po' di grape juice. Aggiustiamo qua l'elevation, questo dritto. Allora va su, va su. Controlliamo. Ok. Ah, ok, fa il giro così. E voilà. Saltino 1, saltino 2 e spariamo. Time to go. Follow the wind. E voilà. Ora che abbiamo fatto questo, però l'obiettivo non cambia. Dobbiamo comunque trovare il modo di Time to go. In courtyard, di dare place the offerings. Ah, ok, una qui. Ok, ok, never mind allora. Se non so chi, non io che non avrò notato. Surely. Ok, e ora ci manca soltanto quell'altro. L'ultimo. Mi sento uno shock per aver provato una cosa simile. Corri. Oh, but that's me. Where did you all go? This place is a maze. We all got trapped inside except for you. I've been stuck in this room the whole time and can't seem to find a way out. Ooh, I have to say, childhood bedroom, this place looks a stanza, lot like la sua, sua cameretta. If this is your home, why would you be trapped here? Is the... Vi raccontiamo un pochino tutto. Imbarazzante, immagino, specialmente fatto che abbia bruciato le lettere. It appears that this whole maze is modeled after my family home, and all the conversations you heard in there are in fact words once spoken by my father and grandfather. You said that the maze is trying to keep me out. I think these unusual structures are some kind of mirage. According to what Kazuha said, all this seems to be constructed based on Kazuha's memory. But why should Lord Kazuha be the only one excluded? Maybe that comes from me too. To me, what is past is gone. Everything in the world is guided by its own rules, and as for people, we can never relive the past. I think Brilliant. That this belief is the reason why the Mirage was keeping me out. Oh, I can get behind that. It's a very sensible way of looking at things. All our thoughts have consequences. I don't consider it strange, and I don't think it's anything you should be worried about. We got in here by touching the bonsai, didn't we? E quindi tocchiamolo di nuovo. Way out. Ma perché non ci hai provato prima? Dobbiamo farlo tutti quanti assieme, per forza. Hey, look!
Wait. Everyone, I might have an explanation. My father once mentioned that this pot was originally part of a collection belonging to my great-grandfather. When our family fell upon hard times, my grandfather traveled far and wide looking for a way to save the clan. He knew my grandfather had no interest in bonsai. So before his death, he gave most of his carefully crafted bonsai away. This is the only one he... Died the letter with that... Yes. And to give his son something to remember him by. My grandfather returned quickly as he could, but my great-grandfather had already passed away. They never got the chance to say goodbye to each other before the end. After that, my grandfather would spend long periods of time standing in front of this bonsai, lost in thought. Eventually, he started to make his own bonsai. Unlike his father, he preferred arranging rock gardens instead of plants. Perhaps influenced by my grandfather, bella la storia di caso, my father also took a liking to crafting bonsai. Sto rimanendo in silenzio, ma ormai da tempo perché sto cercando di assorbire. And this flower pot was passed down to me as a family treasure. It's certainly no coincidence that it appeared here and became the entrance to the mirage. It's almost as if... it's giving me a chance to make up for past regrets. Effettivamente quando muore dice ho così tanti regrets. There was once a time when the Kaidaharas were an illustrious clan in I- After the Raiden Gokaden incident, our clan's fortunes took a turn for the worse. Later, I fled Inazuma, as I didn't want to be arrested. With no one left in the Kaidahara clan, the authorities confiscated everything in our home, including this bonsai. Like my ancestors before me, I think I'd like to try it out for myself. Che cosa carina. Since the contents of this bonsai affect the mirage, I'd at least like to try my hand at making something. But what style? Should I use plants for the bonsai, like my great-grandfather? Or rocks, like my father and grandfather? Perhaps a rock garden would suit me better. So do you need any supplies to make- I think I'll need a set of tools and some rocks that can be carved and made into- Got it! We'll help you look! Ok, quindi è questo l'evento. If the pot's here, I concur. Lord Kazuha, take heart in your search. For my retinue and I shall help you retrieve your missing treasures. Thank you. Che cosa carina, dai. Ok. E quindi ora immagino che... ok. Sarà anche parte dell'evento? No? Sì? Chiedo. Dov'è? Ok, al momento no. Guarda, al momento non la voglio completare la quest, ma c'è una cosa che voglio fare. Ovvero... impostazioni, voglio mettere la lingua in giapponese e sentire com'è caso in giapponese. Voice over language? No, voice over language. Oh wow. Davvero? Ok, non sembra... non sembra esattamente velocissimo. No, mi sa che non riuscirò a sentirlo oggi la voce di Kazuha in giapponese. Beh, in ogni caso, io vi ringrazio per essere stati con me fino ad ora, anche se, ripeto, il mood era un po' basso sin dall'inizio, perché ragazzi fa un caldo assurdo, io mi sento un po' crocifisso. E per il resto, grazie per la compagnia, è stato molto divertente pullare per Kazuha e per Mona, a quanto pare. Sarei belli fortunati, e quindi non posso fare altro che ringraziarvi nuovamente, salutarvi e darvi appuntamento domani sera. Quindi grazie mille per la compagnia, e ricordate sempre, that's life.